Cari amici e cari amiche, benvenuti all'appuntamento con la pittura la pittura del mercoledì. Oggi abbiamo in realtà la continuazione di quello che è stato lunedì, un po' perché lunedì, eh, in realtà ieri mattina hanno chiamato in tanti e dicevano ma come c'erano le chiusure a mandato e non l'avevate annunciato, non le annunciavo mai perché queste chiusure a mandato mi vengono comunicate. All'improvviso dalla, dalla contabilità, dalla, eh, da quello che è l'organizzazione eh, dietro le quinte, diciamo, non sono io che mi ricordo quando scade il mandato di questo quadro, di questo quadro. Eh, insomma, io già credo di lavorare abbastanza, di fare veramente tanto per Aurora e per voi. Non posso ricordarmi, cioè non ho la contabilità sotto mano. E quindi ci sono le nostre signore dei piani alti che eh, vedono quando ci sono i quali da rendere, queste e E quindi lunedì scorso c'è, cioè, l'altro ieri, eh, eh, l'altro ieri, sì, ieri abbiamo fatto questa trasmissione, molti non lo sapevano, per, per la fortuna di chi lunedì era a giro, era a fare altre cose, oggi c'è l'ultimo giorno, è il rush finale, eh. ci sono diverse opere che non abbiamo questa per esempio non l'avevamo vista, quella non l'avevamo vista, insomma, insomma, quello, insomma sono diverse opere che non avevamo visto. Uh, lunedì quindi eh, sono tante ancora sono 56 opere qualcuna eh, non vi nego che sono quelle di lunedì che non hanno trovato prenotazione ma magari oggi sono nuovi amici e, e, e altre che invece non avevate visto bene poi chiaramente da sabato ricominciamo normalmente il solito vai vai ce la puoi fare ce la puoi fare il solito no, è Mino che vuole entrare il nostro tecnico vuole entrare attraverso le porte chiuse eh e quindi non me ne parlare non me ne parlare allora le porte chiuse e invece è arrivato bene, quindi eh, tanti quadri che ora andremo a vedere ora facciamo anche un, una bella passeggiata ma prima ricordiamo che a rispondere alle vostre do, eh, telefonate al, domande telefonate al centralino abbiamo la nostra Gabriella buon pomeriggio Gabriella buon pomeriggio a te Gianfranco buon pomeriggio a tutti i nostri amici a casa da parte di Gabriella bene, eh, spiegazioni Uh, si può pagare a rate ovviamente non in 12 mesi a tasso zero, questo è ovvio perché i quadri costano meno di nulla. Come il diviso 3 che significa? Ci dovrebbe, facciamo due tipologie di trasmissioni, una con lo sconto 50 e una uh, senza sconto che è la pittura dell'800. Allora questo è un quadro per esempio, vi spiego, <coughs> del 900. Che noi proponiamo solitamente a 800 euro da scontare, vedete? C'è scritto solo 800 euro senza nulla tra l'800 e la misura. Quindi questo 800 viene diviso per 3 e diventa 266, ok? Questo quindi è il diviso 3. Poi ci sono dei quadri che noi proponiamo l'800, tipo questo. Questo è un bel quadro di Severino Ferraris, sera, che è già scontato, costa 600 euro. Già scontato, quindi questo va moltiplicato per 2 e diviso per 3. Altrimenti, questo che è un pittore dell'800 costerebbe meno di questo che del 900. Tutto chiaro? Bene, eh, dirlo così magari è complicato, poi sentendolo, sentendolo si capisce facilmente. Poi ci sono, ci sono molti di voi che sono esperti di questa trasmissione, l'hanno vista tante altre volte e quindi già sanno come funziona. E questa è una precisazione che faccio per chi eh, non ci segue sempre ok? Eh, allora, eh, facciamo una breve carrellata, tanto li vediamo tutti certo abbiamo solo tre ore voi sapete che facciamo ormai sempre 15-18 e da domenica 10-14 eh? così domenica me ne vado al mare finalmente, allora no, non è vero, però non è almeno non lavoro allora, lar eh? largo, largo, largo scuola di Posilli, Pamleto Colucci Uh, Scognamiglio, uh, Forlenza, ah, questa guarda che bella questa di Ivan Karpov, questo cascenale della neve, uh, De Maria, Francesco De Maria, grande acquarellista napoletano. Poi qui abbiamo una scuola lombarda, stupendo. 700, Sottocetto Ferrante, uh, Pietro Pellecenza uh, Galbiati, Aquino. Uh, guarda che bello questo palazzo Donanna. Questo l'ha visto il nostro Mimmo, ha detto questo è un quadro che mi metterei a casa. Quanto costa 700 800 euro? Dico ti sei proprio sbagliato, dico tu sei, eh, sei esperto di questo lavoro al nostro Mimo che sta in magazzino, dico ma qui ti sbagli proprio perché costa molto meno. Poi vedrete quanto costa questo quadro. Oh, qui abbiamo Nanni del mastro, Nanni del mastro, eh, un, un capriccio architettonico. Questo è bravo, è Avallone, <coughs> Pasquale Avallone, eh, Attilio Melo. Uh, lui è eh, Dario Calimberti Enrico Aprile Francesco Di Marino, Severino Ferraris eh uh, Lionello Balestrieri veniva Balestrieri e mi viene il nome Raimondo Scoppa, ho trovato una battuta d'asta di qualche anno fa della stessa misura, pensa, Carlo Dominici che bello guarda questo Carlo Dominici uh, poi abbiamo ancora Ettore Ferrante, il Golfo di Napoli eh, Salvatore Postiglione, eh, Paolo Vetri, Attilio Toro, eh, Leonardo Bazzaro. Questo vale è pubblicato, questo vale pubblicato sulla, sulla, sulle opere eh, censite pubblicate di Leonardo Bazzaro. Questo vale. Poi abbiamo questo quadro, questo quadro di Scuola Fiamminga, Vincenzo Canino, Guarcarino. Eh? Poi abbiamo sotto eh, Di Marino. Tamburrini, bello. Venanzio Zolla, questa bella moracciona di profilo, Antonio Panza. Guarda, che bella quest'opera di Antonio Panza, il figlio di Giovanni. Poi abbiamo uh, Ivan Karpov, Buscaglione, Giuseppe Buscaglione. Questo è bellissimo. E poi c'è questa, mamma mia, questa pastorale, questa, eh, questa scena bucolica enorme. Questo ha uno sconto para para, 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 paradossale. Poi abbiamo Salvatore Rodríguez. Eh, Francesco Pezzella, eh, Roma, guarda il lungo, lungo Tevere, Castel Sant'Angelo, eh, c'è anche San Peter, San Peter, la natura morta, eh, Bonifazi, eh, insomma ci sono bei quadri, qui poi anche Mascolo, c'è Serra Lunga, ci divertiremo, sono tante opere, tanti prezzi, tanti quadri, noi partiamo da 1 arriviamo a 56, vi dico già che per arrivare a 56 ci si arriva alle 5, alle 17 arriviamo lì. Eh. Quindi non dite, poi, poi me li ricordo perché non ve li ricordate tutti. Se vedete un quadro, confermatelo: è l'ultima spiaggia. Poi la prossima sarà dopo l'estate, penso. Vai! Allora, è eh certo, tesoro. Tu vuoi scherzare? Qui siamo a Napoli e abbiamo una bella scuola del Posillipo. È un'eruzione vulcanica del Vesuvio. È un dipinto degli anni venti. E un olio su tela 46x64 d'olio costava 1500 euro. Diviso 3 diventa 500 euro. Ecco, questo lo puoi pagare anche a rate. Poi sono molte opere che non potete pagare a rate se prendete un solo quadro perché costano molto poco. Ci sono anche quadri da 100 euro. Anzi, c'è anche uno che costa meno di 100. pensa Pensate, <ride> Facciamo ridere tutti dai fa niente. Al numero 2 lo diciamo sempre a bassa voce. Amleto Colucci, diciamo a bassa voce perché se, disgraziatamente, il maestro Amleto che è nato a Napoli nel 1953, vede questo, questa trasmissione, mi toglie l'amicizia su Facebook esatto, e mi veramente mi insulta. È un grande artista del secondo novecento napoletano, questa è una tela degli anni Ottanta. Misura 45 x 55 ad olio. Sulla sinistra c'è il mare e qui c'è un cascinale alle prime tenebre. L'opera è firmata molto bella. L'abbiamo sempre proposta a 900 euro da scontare, che è vergognoso. Se lo andiamo a dividere per 3: 300 euro. Quindi è bene dirlo a bassa voce, Amleto Colucci: 300 euro. Un quadro così lui lo vende a 2005. Quindi, insomma, è bene dirlo, non farlo sapere in giro. Infatti lo volevo rendere al proprietario, poi il proprietario ha insistito. Vabbè. Poi, oh, qui abbiamo un bel paesaggio di scuola, di scuola partenopea, eh? Guarda, guarda, sembra proprio, sembra un paesaggio della scuola di Posilio, questo i Pastori, vedi c'è questo casolare, questo è degli anni 30, secondo me è anche più vecchio, eh? più vecchio di così la cornice, la cornice è molto bella è un olio su tela applicato a tavola misura 30 cm per 20 ad olio costava già molto poco di suo costava 450 euro diviso 3 150 euro 150 euro e eh, il prezzo della cornice è superiore ai 150 con quei fregi ai quattro lati quella fassia larga di legno eh? È una cornice che già costa più di 150, quindi il quadro all'interno è regalato. Scuola parte europea, molto bello, 20-30x20 a 150. A numero 4 abbiamo un grande pittore dell'Ottocento, Edoardo Forlenza. È un olio di 25x20, eh, primissimissimissimi 900 Edoardo Forlenza nasceva attore del Greco nel 1861 e morto a Roma nel 1934. Un pittore che nasce, è coetaneo di Rolli, studia insieme a rolli all'Accademia proprio con Toma e Morelli e, e poi lavorano insieme per quasi dieci anni. Questo è un soggetto che ricorda molto le figure di Rolli. Eh? Questo è un soggetto che ricorda molto i quadri di Rolli perché le figure si ispirava di rolli Forlenza, poi hanno seguito le strade diverse. Ognuno aveva il suo studio di pittura. Quindi questo possiamo dire che è un quadro di Rolleiana memoria. Però chi conosce la pittura sa che i rolli non può costare 800 euro, giusto? Noi 800 euro lo dividiamo per 3. 266 euro. La cornice antica antica è la sua. 266 euro. 266 euro. Al numero 5 andiamo a vedere questo lavoro di Giuseppe Scognamiglio, questo paesaggio col viale alberato, non c'è tanta, tanta, è, sarà, è autunno, è eh, un viale d'autunno. Uh, Scognamiglio, Scognamiglio, Giuseppe, nasceva a Portici nel 1901. Ed è morto a Napoli nel 1985. Iniziò a dipingere da giovanissimo e seguì le orme degli esponenti della scuola di Resina, nota anche come la Repubblica di Portici, fondata nel 1863 da, Rossano, da Federico Rossano. Eh, in breve è divenuto uno dei più valenti esponenti dell'impressionismo napoletano del primo novecento, insieme a Crisconio, Striccoli, Casciaro e Tamburrini. Si è il protagonista di una pittorica poetica tra le più importanti nell'ambito napoletano di quel periodo. Questo è un quadro degli anni 40-50, davvero molto bello. Costava 600 euro ed è pochissimo. Lo viviamo per 3 e diventa 200 euro. 200 euro. Capite bene che sono cifre davvero, davvero minimali. Le cornici sono di ottima fattura, sono tutte in legno, sapete? Quanto noi ci teniamo a far bella figura con voi, ed è giusto e naturale che eh, insomma darvi il prodotto finito. Eh? Seguiamo qui che è più importante sicuramente. Eh? Tesoro, vediamo guarda qui, guarda qui, ci sono delle cose meravigliose, guarda, guarda numero 5, guarda, guarda che bella: Tamburrini, Amerigo tam, eh, scusa, eh, Tamburini ha lavorato con lui, sta più avanti i Tamburini. Giuseppe Scognamiglio. Al numero 6 abbiamo Ivan, il terribile. No, Ivan Terribile era uno zar di Russia. Questo è Ivan Karpov, è russo anche lui, però eh, lui fa partecipò anche alla guerra russa del, del 16, e eh, poi fu fatto prigioniero e, e poi si ritrova a stare in Bulgaria, a Sofia, dove studiò, arte, dove studiò arte. Poi riuscì a vincere una borsa di studio americana e con quei soldi arrivò in Italia a Milano e studiò a Brera con Ambrogio, Antonio Ambrogio Alciati. Dal, 25 si diploma, dal 1925 si diploma e lavora in Italia fino alla sua morte, fino al 1970. A Milano, lui morirà a Milano. È un pittore lombardo, si può definire lombardo. Questo è un bel cascinale firmato, certificato, espertizzato. Ivan Carpo, La cornice è stata angridorata, tutti in foglia oro ed è davvero molto molto bello questo quadro. Costava. Eh, me ricordo neanche più 750. 750 costava. Ammazza, niente proprio. Costava 750 euro scontato. Per 2 fa 1500, 1500 diviso 3. 500 euro. Ragazzi, costa meno di un quadro commerciale. È un pittore comunque nato nel 1898, eh. Eh, voi, insomma, eh, che ne so, Giovanni Panza, che abbiamo venduto non so quanti quadri, è del 1894, certo vive più di lui, però voglio dire, è, è un pittore sempre nato nell'Ottocento, Ivan Carpo fu un ottimo paesaggista lombardo, di origine russa, ma eh, italiano di adozione. Al numero 7 abbiamo, abbiamo eh, Tillimoe. È una tavoletta degli anni 40, 40x50, è una bella natura morta con delle rose, dei fiori e degli altri fiori. Quest'artista nasceva nel 1899 ed è morto eh, nel 1979. Eh, è un'opera degli anni 40, l'avevamo sempre proposta a 750 euro da scontare. Diviso 3 diventa 250 euro. Signori, poi non ci sono più prove d'appello. Eh? Non ci sono più prove di appello, anche perché poi sabato, giustamente, eh, sabato, giustamente sarà una bella giornata. E molti di voi sceglieranno lumere eh, andare al mere, all'Ego, eh? eh, giustamente in mondegna e poi perdete i quadri e eh? eh, cosa? Eh, quindi mare, montagna e lago e Gianfranco sta qui a fare il mammalucco. Eh? Ma è normale, è giusto che sia così, perché insomma uno poi sceglie, sceglie cosa fare liberamente, ci mancherebbe l'arte, la mettiamo da parte, ormai l'arte, ragazzi, siamo nel 2024. Ma quanti sono quelli veramente interessati all'arte, eh? <ride> Ti dirò, io, io conosco, io so, io sono un intenditore signori miei c'è tanto da ridere io rido tanto allora eh, Tilly Moy l'abbiamo vista a 250 euro al numero 8 abbiamo questo lavoro di Bruno Giusti mi pare questo è un pittore livornese mi ricorda molto Dominici è una piccola tavoletta la cornice anche è toscana nasceva nel 1937 e è morto nel 2003 20x30 olio su tavola Bellino davvero, costava 600 euro, diviso 4, qui hanno fatto diviso 4 addirittura, vedi? Scendiamo a 150 euro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, eccolo qua, hai capito, hai capito, eh? Forza e coraggio, eh? Mi raccomando, mi raccomando, oggi non ho voglia di gridare, ho anche poco fiato oggi, eh? Adesso stavo in palestra e mi sono stancato, eh? Allora, eh, 150 euro, 150 euro per Bruno Giusti. Delizioso, delizioso davvero. Poi abbiamo un artista veneto al numero 9, Enrico Frattini. Enrico Frattini è una laguna veneta, pittore che nasce, lui si chiama in realtà si chiamava Enrico del Frate, eh, in arte Frattini, nasceva nel 1929 ed è morto nel 2006 è una piccola tavoletta di 13,5x25 che trovo molto graziosa e gradevole, è una laguna veneta, laggiù c'è Venezia, eh, costava 400 euro che è meno di nulla, diviso 3 costa come una fotografia. 133 euro. Se metti una foto incorniciata la paghi più di 100 euro, questo è un dipinto ad olio invece col pennello da questo artista che comunque ha una storia, ha una storia, eh? La storia sta scritta pure dietro nel Debblia, guarda, ti voglio far vedere tanto voglio farla pronto molto lentamente oggi perché vorrei cercare di agevolare, anche se loro non si vorrebbero far agevolare i committenti e ridargli indietro tutto. Eh? Eh, perché, eh, signori, bisogna anche. C'è cioè, certi sconti io so che voi avete dove, dovreste guadagnarveli, ok? perché non è che uno va in una galleria e ti diano un quadro come questo a 133 euro, non esiste ragazzi, voi dovreste apprezzare di più gli sforzi che si fanno oggi. Eh? Eccolo qua, quindi io vorrei ridare tutto indietro ai proprietari. Enrico Frattini, vedi Frattini e Enrico del Frate, vedi qui c'è un'altra laguna, dentro ci sono dei cenni biografici, eccolo qui, questo è allegato, eccolo qua. Lo studio si trovava in via Dorso Duro, 1070. C'era pure il telefono, adesso non ci sarà più chiaramente. Questo è un deman di quando era in vita, fino al 2006. Eh? Bellino, davvero, bellino davvero! 133 euro, l'opera numero 9, eh? davvero gradevolissima. L'opera numero 10 invece. L'opera numero 10 invece è un acquarello di un pittore dell'Ottocento napoletano, Francesco De Maria. Nasceva a Napoli nel 1844 e è morto nel 1908. Fu iniziato all'arte da Petrocelli per poi frequentare l'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Eh, si dedicò in special modo all'acquerello, quindi lui era proprio un acquarellista. E I suoi quadri furono acquistati dai collezionisti privati, ma soprattutto in Inghilterra da un commerciante che lo indusse nel 1887 a Regarsi a Londra dove lavorò per lui per diversi anni. Partecipò anche a molte mostre in Italia come le promotrici napoletane, le promotrici salvatorosa la mostra di Roma e le promotrici eh, torinesi. Uh, l'opera è dell'ultimo decennio dell'Ottocento, l'opera è certificata ed espertizzata da un periodo del Tribunale che ne assevera la corretta autenticità, la cornice è gradevolissima, tutta incisa. E eh? quella che aveva eh? acquarello su carta 49 x 38, Francesco De Maria costava 850 euro già scontato per due fa 1.700. Ma ahimè, ahimè, per il proprietario, i 1.700 vengono divisi per 4, diventano quindi 425 euro. Poveri committenti, diamoglieli indietro, diamoglieli indietro, non confermate nulla, lasciamoli rilasciati, rilasciati, indietro ai proprietari. Che veramente stanno massacrando la pittura. Eh? È scandaloso e vergognoso proporre la pittura a questi valori, veramente, mamma mia, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto. Eh? Forza e coraggio De Maria, De Maria De Maria, 425 euro. Questa bella, eh? con l'expertise, certo, c'è la perizia del perito del Tribunale che ne assevera, assevera l'autenticità. Francesco De Maria, De Maria, De Maria. Poi al numero 11 abbiamo un bel dipinto di scuola lombarda, siamo intorno al 1950. L'opera è anche firmata, ma la firma è un po' nascosta, qui tra i fiori, Cisalfa, Cisabò, eh? sembra Cisa, ma non lo so, è eh, Cisa non so che, eh, è un buon quadro degli anni 50, ben incorniciato. L'abbiamo preso in affidamento a 1.800 da scontare. Oggi i 1.800 vengono divisi per 3. Diventano 600 euro. Soltanto 600 euro. Sembra, sembra Maggi, eh? sembra un quadro di Cesare Maggi. Guarda che bello. Guarda che bello, guarda che bello. Eh? Forza, 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 forza. Mi raccomando, eh? Mi raccomando, eh, ci tengo molto, ci tengo molto che ci riusciate a non perdere, ma ultimamente essendo stando molti di voi sulla Luna, eh, in viaggio sulla Luna e su Marte, eh, per lidi avversi, per lidi lontani, non si accorgono di ciò che perdono, eh? Beh questa è la primavera, eh! Mino che si vede meglio. Allontanati che si vede meglio, da distante si vede tutta lariosità, qui respiri aria buona tutto l'anno. Ci sono i pini, c'è il laghetto, ci sono le baite, eh? Potrebbero essere dei BB quelli, vedi? E eh, dei BB stai lì e ti rigeneri proprio. No, no, io mi fido, mi fido. No, no, non c'è la neve, sta lontano, ormai si è sciolto tutto. Oh. Gianfranco scusa, mi rivediamo all'opera numero 5 Canale 5? Rivediamo l'opera numero 5 Ah il numero 5, no a Canale 5 Pensavo l'opera a Canale 5 oh, Giuseppe Scognamiglio eh, Da Portici, da Scuola di Resina vedi? 40, Bertrand anni 40, 200, 200 euro Tutto quanto la Cornice neanche compra eh? È tesoro è, zona, è bello, è molto bello Giuseppe Scognamiglio ormai, ormai. Eh. è confermata grazie allora questo è il primo dipinto ad essere confermato eh? anzi oggi hanno fatto presto perché solitamente verso il 27-28 qualcuno comincia a muoversi oggi siamo arrivati all'11 all e già c'è stata la prima conferma ma è l'ultimo giorno poi sabato Gradirei non sentire, ma c'è lo sconto. Sabato non ci sarà neanche mezzo sconto. Ok? Tutti quelli scontati sono in questa sala ad Aurora Arte. Sceglietevi un quadro. Abbiamo detto scuola lombarda 600 euro. Questo lo puoi anche pagare a rate. L'altro giorno abbiamo fatto un conto di una rata con gli interessi era un euro al mese di interessi Gabriella eh? ho cominciato a ridere come un matto e il nostro, il nostro... Mino si è divertito molto per col riso proprio di cuore mi veniva proprio da ridere ma da ridere di brutto proprio eh? Eh? Eh beh, un, euro, un euro al mese di interesse fa ridere dai eh? Eh, insomma sono <ride> tre centesimi al giorno allora e mi viene da ridere mi viene da ridere dai perché no ci sono tanti tanti che poverini che lo sa quando gli paghi gli interessi svengono sono tanti oggi che ci sono gli Ah! boom e cascano per terra Oh, io gli eh un euro al mese pensa quante volte te lo perdi un euro e te 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 tiri fuori i soldi paghi te esce dalla tasca e neanche te ne accorgi. un euro eh che è un euro? Niente. Eh? Allora, no, no, ma tenetevi stretti, che se più li tieni lì e più diventano tanti, eh? i soldi. Gianfranco, scusa, mi potresti presentare l'opera di Serralunga la numero 56? Certo, l'ultima, vai. Non solo, ma anche la numero 24 di Balestrieri. Eh beh, dimmi prima Balestrieri, che se no eravamo a 56. Sì, sì ma figurati, Lionello, Leonello mi piace perché è morto quando io sono nato. Giuro. Lui nasce in provincia di Siena, a Cetona nel 1872 il 12 di settembre e muore sempre a Cetona, Siena, il 24 ottobre del 1958 quando sono nato io. Eh, è stato pittore e incisore italiano. Eh, era figlio di un muratore di mezzi modesti eh, che tra il 1886 e l'87 quindi quando lui aveva 15, 14-15 anni, si trasferiscono prima a Roma e poi a Napoli, dove le capacità di Leonello gli consentono l'ammissione all'Accademia delle Belle Arti, prima di Roma e poi di Napoli. A Napoli studierà con Domenico Morelli e Filippo Palizzi, anche con Gioacchino Toma, quindi ha avuto i grandi dell'insegnamento. La tavoletta misura 25x18,7 e siamo intorno al primo quarto del XX secolo, sa molto di scoppetta quest'opera, eh? perché questo è il periodo parigino in cui Balestrieri lavorava anche a Parigi. Infatti nel 1892 per la prima volta si trasferisce a Parigi, eh, la principale attrazione per molti artisti napoletani, dove lavora come assistente dell'illustratore Osvaldo Tofani contribuendo con l'incisione all'edizione di Divina Commedia pubblicata nel 1900 da Vittorio Alinari. Poi inizia a far mostre sia in Francia che in Italia e nel 1896 esordisce all'esposizione dei Saloni degli Artisti Francesi ed è un grande successo. Nel 1900 il suo successo più famoso, la sonata Beethoven, Beno, Beethoven Cruise, Cruiser Sonata, che fu premiata con la medaglia d'oro all'esposizione di Parigi e alla Biennale di Venezia l'anno successivo. E successivamente acquistata per 5.000 lire dal Museo Rivoltella di Trieste, che si trova al Museo Rivoltella. Quest'opera, che abbiamo avuto anche noi, non quella del museo, un'opera similare perché è un soggetto che è ripetuto molte volte, è stato identificato come il pittore della musica nel 1902 a Napoli, in, in occasione del decesso del suo mentore Morelli. E li produce Gli Ultimi Giorni Domenico Morelli, un quadro molto importante. Un artista notevole. Per quest'opera noi chiedevamo 900 euro già scontata, per due fa 1.800, 1.800 diviso 3? 600 euro. Meno di nulla, meno di nulla. Mentre Luigi Serra Lunga lo andiamo a vedere al 56... non so come sia andato a finire sui diviso 3, perché questo è un ottimo pittore, torinese, nasceva a Torino nel 1880 ed è morto nel 40. Nel, 1880, nel 1896 a 16 anni si iscrive alla Reale Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e terminati gli studi nel 900 si iscrive al Corso Superiore di Pittura eh, e vince eh, il concorso di segno e figura i suoi maestri furono Pier Celestino Gilardi e Orardo, Edoardo Tabacchi ma soprattutto Giacomo Grosso che esercitò solo un influsso significativo eh, per quanto concerne le figure eh, ha partecipato alla Biennale Veneziana del 12 promotrici torinesi, genovesi e milanesi e anche eh, ha proposto le sue opere la promotrice Belle Arti di Torino questa è un'opera degli anni 30, è una tavola, perché di tavola si tratta, misura 53x69, costava 1300 euro, 1300 euro diviso 3, diviso 3, 433 euro. Le rose rosse e le rose di altri colori. Allora, poi ritorniamo in carellata al 12, adesso c'è stata una richiesta per questo perché qualcuno magari ha premura di uscire. Perché lavora, perché ha da comprarsi una camicia, una, una giacca, una gonna, vuole andare a, a respirare l'aria ai giardini, insomma. Eh? Magari sono stati in una grande città e se no respirate smog, ma insomma, eh? in campagna il gusto ci guadagna. Guarda che meraviglia: 433 euro per serra lunga e 600 euro per balestrieri. Eh. 600 euro per balestrieri, con tutte e due compravi quasi balestrieri, uno è quasi in omaggio. Eh? Sera lunga, allora torniamo al 12. Sono entrambi confermati, quindi 24 e 56. Grazie e complimenti, 12, 12. Oh, qui abbiamo un bellissimo scorcio del golfo di Napoli. Eh? È un olio su tela 50x70. Lui si chiama perché è ancora vivo, a quanto mi risulta, Ettore Ferrante. Ettore Ferrante. Nasce a Napoli nel 1945. Ma è diversi anni che non dipinge più. È un pittore che si è sempre ispirato. Alla prima scuola di Posillipo a Giacinto Gigante e Anton Smink von Pitalo. Ho trovato su internet questo, queste proposte, questa proposta in realtà, poi c'erano anche altre. Scuola di Posillipo Oleo su tela, c'è un palazzo Donanna, un po' scuro, eh, scuro, però lo propongono a 4200. Autore Ettore Ferrante. Misura sinceramente un po' più grande la nostra 60-90. E eh, lo so, è piccolo più grande che dobbiamo fare. Se vogliono glielo mando, eh. Sotto mi sa che ci sono tutte le altre proposte. Sì, sì, sono tutti ettore Ferrari. Guarda, sotto vedi prodotti correlati, guarda 3004, 2008, 3100, 3007, 1700 2003, 2008. Eh? Ci sono tutte le proposte correlate sotto. Noi il 50-70, che è chiaro che è un po' più piccolo del 60-90, lo proroghiamo a 2.000 euro. Quadro eccezionale, eh? una pittura che somiglia molto alla prima scuola di Posillipo. È chiaro che dice ma non è gigante. Signori, gigante, ce l'abbiamo avuto così, l'abbiamo venduta a 18.000 euro. Questo costava 2.000 da scontare. Oggi 2.000 diviso 3 fanno 666 euro. Di che stiamo a parlare? parliamo di cose reali vere, questa è una cosa reale vera, perché vedete signori oggi si fa presto a dire no ma sai io però li trovo, cosa trovi, cosa trovi, trovi le stampe, non gli ho, questo è olio, questo è un olio, questo è un quadro fatto bene, 666 euro anche a rate se vuoi, l'opera è molto gradevole, secondo me è una bella marina, c'è il Cassè dell'Ovo, il Vesuvio, Santa Lucia, Napoli, mille colori, devo dire che è davvero di grande qualità. Davvero molto molto bello questo lavoro di Ettore Ferrante. Più avanti ne incontriamo un altro che è più piccolo. Eh? Forza e coraggio. Poi al numero 13 Pietro Piacenza. Questo è un pittore di Torino, piemontese, ed è un bellissimo paesaggio boschivo. È un quadro degli anni eh, direi 30. Lui nasce nel 1879 e muore nel 1964. È un olio su tavola di 31,5x23. Eh, 450 euro da scontare del, del diviso 3, non del 50, era del 50, adesso è diviso 3 del 66,6%. 150 euro, signori, sono cifre è già ridicolo. A 2,25 a 150 euro, cadiamo nel ridicolo. Non aggiungo altro, non aggiungo altro. Fate vobis quello che fate, fate bene. Basta che fate però, eh? Famo, famo, eh? L'importante è fare, l'importante è fare. Attivarsi, eh? Far arrivare il sangue al cervello che ti dà l'opportunità di agire. Perché se non ti arriva l'ossigeno, non, non riesci a... È vero, eh? E quella la, 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 la cosa fondamentale, eh? Che siate attivi, che teniate sempre in alimento la materia grigia, eh? Perché oggi con tutti questi, perché purtroppo sono abilissimi a dire adesso ce n'è stata un'altra e disgrazia, lì la centrale elettrica è sprofondata. Io ho detto una preghiera per quelle persone che sono perite e le altre che sono, però voglio dire purtroppo se uno sente il telegiornale c'è sempre qualcosa che non va. E, è chiaro che uno non è che si può isolare, però bisogna anche cercare di continuare ad andare avanti perché altrimenti c'è il pessimismo ma Fos, Ugo Foscolo era un ottimista in confronto a voi eh? ricordate il pessimismo foscoliano? te lo ricordi? Leopardiano, Leopardiano ma era Foscolo era molto pessimista Ugo Foscolo eh? Leopardi poverino era, era nato un po' con handicap è chiaro che fosse, fosse pessimista eh? però eh, era nevolato di Silvia e quant'altro sono ricordi lontanissimi perché io ho 6.000 anni, quindi ricordi di 55 anni fa. Ma voglio dire, eh, io vi consiglierei l'ottimismo. Cerchiamo di vedere. Stiamo andando verso la bella stagione, arriverà un'estate torrida. Io ho detto: prima di comprarvi un quadro, compratevi un climatizzatore, perché quest'estate saranno 50 gradi. È scritto già, già ve l'ho detto. Eh. Oh, questo l'abbiamo visto a 150. Qui abbiamo invece. Un dipinto che rega pure una firma, guarda. Donofrio, Donofrio, firmato Donofrio. Noi per cosa lo... a ah, scorcio di paese. Donofrio, scorcio di paese. È una tavoletta di 24x18, 250 euro diviso 3. Eccolo il quadro che costa sotto i 100 euro. Ha visto? 83 euro. Ah, 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 ah. ah. 83 euro, questo lo puoi pagare un euro all'anno per 83 anni. Eh? <ride> Facciamo questo laterale: un euro all'anno per 83 anni. Eh? Se qualcuno pensa di vivere 100 anni, 103 anni, a 20 anni se lo compra e lo finisce di pagare a 103. No, scherzo. 83 euro, ragazzi, dai. Olio su tavola, graziosissimo. Al numero 15. Abbiamo un altro artista eh, lombardo di Milano, Giacinto, non è gigante ma Galbiati, sono epoche eh, diverse. Eh? Nasceva a Monza nel 1908 e morto a Chiavari nel 1992. Nasce a Monza, eh, studia però alla scuola d'arte di Monza con Emilio Parma. E con Barbieri e Zoetti, dopo un corso di tre anni alla scuola privata d'arte, sotto la guida del Blasson, e a Milano con Broccardi alla scuola del nudo. Abita per molti anni a Milano, nel 1933, in una mostra fra 120 artisti, si merita il terzo premio medaglia d'argento del Comune di Monza. Una segnalazione importante lo ottiene alla Quinquennale di Lecco, una segnalazione speciale. Alla giuria della prima mostra nazionale del mare a Sanremo nel 1946. Nel 54, a Sesto Calende, eh, fu settimo su 100 pittori. Insomma, un artista che ha fatto mostre: era un pittore e illustratore, anche ritrattista. Quel ritratto della sua liu del 48 40 x 30 olio su tavola costava 850 euro, diviso tre fa. 283 euro. Evviva! Giacinto Galbiati! Giacinto Galbiati. Liu, come quella canzone Liu? Na 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 na. Liu, Liu. Liu, Liù Oh c'è scritto dietro, eh, te lo faccio vedere, tu non ci credi? Dopo glielo dici, dopo, dopo, no, poi lo faccio, tesoro, ti dico lo facciamo. Ma te, te, mi devi credere, poi lo facciamo, dai! La mia Liu, vedi nel 48 Galbiati. Io leggo quello che c'è scritto, vedi? La mia Liu, nel 1948. È una tavola vecchia, la paghi 283 euro, insomma. A me sembra poco, no? Non ti sembra poco? Non è la figura, no? Eh, è bellina, eh? Le figure ultimamente ho visto che fanno fatica. Mi ricordo una volta che si vedevano solo le figure. È esatto, è vero, perché ho visto che ci sono molte figure. Eh, c'è questa, c'è quella, poi c'è eh, Pasquale Vallone, eh, Attilio Tauro, c'è anche Bazar. Vabbè, allora, vediamo Liu, Liu Liu a 283, 283 sono le cose che piacciono a me. Poi al numero 16 c'è un'altra bella fanciulla, stavolta di eh, Luigi Aquino, pittore napoletano del 1949. Non dipinge più. È un'opera 70x50 d'olio su tela, tra gli, gli altri degli anni 80, 90, un'opera un po' vecchia, molto bello. Un viso celestiale, dolcissimo, questa ragazza seduta su un giaciglio. Allontanati, così lo vediamo meglio. Eh? È bellissimo, bellissimo. Una ragazza in posa, forse, sì, un abito da sposa. Costava 1200, mi pare una cifra ridicola. Uh, non mi chiedete perché, è stato diviso per quattro, non me lo chiedete perché. Scendiamo a 300 euro. Non me lo chiedete perché, perché è uno scandalo. Dai, la cornice costa più, di tre. è di legno, eh. è oro opaco, è quella cornice che aveva, poi se non vi piace la cambiate, tanto con quello che risparmiate hai voglia. Eh, ve lo portiamo a casa, guarda che bello, è firmato, non credo che sia datato. Soltanto 300 euro, no non è datato, Luigi Aquino, 70 per 50, olio su tela, 300 euro, 300 euro, 300 euro, Luigi Aquino. Ora che meraviglia, bene, 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 bene. Al numero 17 abbiamo un paesaggio fluviale di scuola Lombarda e un dipinto dei primi anni del Novecento. Dei primi anni del Novecento. Franco, scusami, possiamo rivedere la numero 9? La numero 9 la rivediamo Enrico Frattini. Enrico Frattini. Enrico Frattini, certamente sì. 133 tutti insieme. È confermato. Bene, ritorniamo sul paesaggio fluvialo, fluviale. È un'opera dei primi del Novecento, costava, costava 800 euro. Diviso 3 fa 266 euro. 266 euro. Signori, Vi ricordo che alle 18 è finito lo sconto, qui poi non ci sono prove di appello, voi sapete quanto io sono fiscale, voi sapete quanto io sono fiscale preciso, domani non ci sono, venerdì neanche, sabato, si parla di 800 molto pesante. Se volete vedere la trasmissione, venite col verso giusto perché sono solo quadri molto importanti. Senza nessuna, sono già tutti scontati. Però costeranno tutte cifre completamente diverse da queste. Al numero 18 abbiamo Il Palazzo Don Anna Carafa di Giovanni Savarese, pittore napoletano. Eh, misura 70 cm per un metro. Olio su tela. Ed è eh, un artista dell'ultima scuola napoletana. E il nostro Mimmo, che è qui con noi da sempre, vedendo questo quadro ha detto questo è un bel quadro, quanto costa? 7-800 euro? Dico no, ti sbagli. Perché questo costa, pensate, 1.200 da scontare, però oggi diviso 3... Diventano 400 euro. Allora ha detto, dice, ma non è possibile. E dico invece è possibile. Qui Aurora diventa tutto possibile perché già il suo primo prezzo era 600 euro che è una cifra ridicola una tela controfirmata siamo d'accordo che non è un quadro antico però ben descritto, ci sono le barche di pescatori c'è Napoli, Castel dell'Ovo il Vesuvio, il Palazzo Donana ben descritto, 400 euro è un'ottima macchia di colore nel suo insieme, guarda che cornice che ha, impero, stupenda 400 euro a casa tua io questo forse lo farei consegnare al nostro incaricato con il piccolo contributo spese perché è molto grande, eh? Eh sì, sì, dai, dai, mettiamo qui il contributo obbligatorio perché spedirlo diventa complicato. 400 euro per Giovanni Savarese. Olio su tela 70 100. La famosa calma olimpica hanno loro, eh? Eh? No, no, no. Beh, molto bello, eh? Molto molto bello, mi sembra. Allora, andiamo a vedere l'opera successiva, la numero 19, che è di un maestro che nasce a Venezia nel 1899, muore a Torino nel 60. Nanni del mastro. Nanni del mastro. No, l'hai sbagliato. Nanni del mastro. Eh? È, è, è un paesaggio lacustre con capric capricci architettonici. Paesaggio lacustre con capricci architettonici. Eh, è un artista davvero eh, presenta, Lui presenta una perfetta fusione tra il realismo è una delicata resa impressionistica dai dati sensibili eh, è un pittore che ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia e poi ha fatto mostre eh, in diverse città d'Italia questa è un fuori misura perché è un'opera grande comunque è un'opera davvero molto grande misura 64 cm per 1,01 m olio su tela l'abbiamo sempre proposta a 1900 euro Oggi viene diviso per tre, precipita a... 633 euro. Eh, 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 eh. È bellino questo di quadro. Eh? In certi aspetti è un quadro degli anni 40. È un quadro degli anni 30-40. Una bella tela, una bella tela. Diciamo anni 40, dai, anni 40. Prima metà del Novecento. Pittore che vive poco, 61 anni. Eh? Nanni del Mastro. 64 uno olio. Ha soltanto se a me sembra un buon quadro, ragazzi miei. no? Questi riflessi sul lago. Ecco, nel suo insieme, proprio visto, la cornice è molto semplice, quella che aveva, ma devo dire essere un ottimo quadro. Ecco, bravo Mino, rimani proprio fermo così perché è bello da vedere così, eh? È bello proprio da vedere così, senza, 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 senza colpo ferire. Forza, 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 forza. Signori, un pochino di entusiasmo, lo sconto è per voi. Eh. Eh, io immagino se facciamo una trasmissione normale, eh, rischio, mi devo prendere 16 caffè per fare una trasmissione normale quando si parla di opere che vanno dai 3.000 ai 12.000, 15.000, che poi opere più importanti non ne, abbiamo, non ne facciamo mai. Eh, ragazzi miei, se qui vi fermate a 600 euro, la quadro 80, 200, 100... Eh, ragazzi miei. Ma neanche le stampe, neanche, cioè non compri niente, non esiste ragazzi miei, guardate oltre il vostro naso perché vi, lo sguardo vi rientra dentro a voi, non guardate più là del naso vostro. Sto periodo, ma che, che cosa vi è successo? Cosa avete? Che cosa che vi si è bloccato? Eh? Forza. Gianfranco, scusami, ritorniamo un istante sulla 17. 17? Ragazzi, sto facendo una fatica, diviso 3, che io non ho mai fatto. Diviso 3, si conferma di, si conferma di tutto e di più. Eh. 266 euro. Ah, sì, C'è una difficoltà di apprendimento, di, di, di comunicazione che allibisce questo periodo. Eh. Mamma mia, è che? Pazzesco ragazzi. È confermata l'opera. Grazie. Questa è confermata. Passo a Vesa Cornicio. Allora, Nani del Mastro mi sembra bello a, 600, a 633 euro. eh? a 633 euro. Oh. Andiamo avanti. Al numero 20, Attilio Melo. Attilio Melo. Questo è uno scorcio di Burano. Burano. Burano 1976 Attilio Melo È una tavola È una tavola che misura 36 x 48 pittore che nasce a Padova nel 1917 e muore a Milano nel, nel 2012. Nasce da una famiglia veneziana di artisti, si trasferisce a Milano e frequenta l'Accademia di Brera. Inizia giovanissimo la sua attività di pittore sotto la guida di suo padre, apprezzato affreschista e studioso di Tiepolo e Guardi. A 18 anni, nel 1935, comincia a dedicarsi professionalmente all'arte del ritratto. Durante la sua lunga e brillante carriera ha ritratto i, tutti praticamente, tutti per tutti intendo politici, attori e quant'altri. Facciamo dei nomi e cognomi. Alcide De Gasperi, Giovanni Gronchi nel mondo dello spettacolo ha uh, fatto i ritratti a Ingrid Bergman, Frank, Frank è solo Sinatra, Sofia, nazionale, Loren, Vittorione Gasman, Valentina Cortese e Liliana Cosi e Renzone, Renzone Arbore. Ha fatto il ritratto anche a Giorgio Strever e a Rudolf Nureyev. E questi dipinti, molti di questi dipinti sono nel Museo Teatrale della Scala di Milano. Eh, L'attività di paesaggista lo porta a visitare e a dipingere numerosi luoghi di città europee, in Bretagna, in Normandia, in Spagna, a Londra, a Parigi e anche negli Stati Uniti. Noi questo dipinto l'abbiamo sempre proposto a 1000 euro 1000 euro diviso 3 fa 333 euro. Quello che io vi dico, se volete, poi perché uno magari se lo dimentica tutte le cose che ho scritto, basta che chiedete, io vi mando questo foglio da cui ho letto queste notizie biografiche, perché è attilio Tilio meno vero, non è che è così. Non lo dico per vendere il quadro, perché 333 euro lo vendo o lo rendo al proprietario, il proprietario non diventa ricco, noi non, non abbiamo guadagnato nulla lo stesso. Vi fate del bene se ve lo comprate, perché è un buon quadro, uno scorcio di un artista che comunque del 76 l'ha fatta a 50 anni, 49 anni e del 17, quindi è nel mezzo del cammino di sua vita. Mi sembra un buon quadro. Poi, ripeto, io dico sempre mi sembra perché, eh, essendo tutto difficile anche bere un bicchiere d'acqua, eh, devi parlare sempre al condizionale. Ragazzi, vi sono già passati dei quadri sotto il naso che... Boh, eh, boh. Oh, grazie, eh, io l'ho sentito oggi quindi... Allora, Pasquale Vallone nasce a Salerno nel 1884, ah sì sì, spostati, scusami, 21. Pasquale Vallone, anni 30, molto bella, una figura, una ragazza in posa. Nasce a Salerno nel 1884, muore nel 65, sempre a Salerno. Pittore e scultore italiano, figlio, eh, fratello di Mario Vallone, riceve le prime lezioni dal padre Giuseppe. Nel 1903, a 19 anni, si iscrive all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, tra i suoi insegnanti avrà Vincenzo Volpe, Michele Gammarano e Stanislao Lista. Torna a Salerno e si dedica allo studio della pittura e della scultura. Nel 1909 si presenta alla 68 ⁇ mostra della delle Belle Arti di Torino, esponendo un ritratto valutato all'epoca 300 lire. Nello stesso anno viene richiesta la sua iscrizione all'Unione Internazionale delle Belle Arti a Parigi. Uh, nel 1910 gli viene affidato l'incarico per la creazione del plafond e del sipario del teatro, del teatro municipale Luciani. Due anni dopo decora la chiesa restaurata di Sant'Antonio Abbante e poco dopo la chiesa della Plena, più tardi ancora, si dedicherà alla chiesa dell'Annunziata, quindi anche a freschista. Nel 1917 è premiata la promotrice Salvadorosa di Napoli per il Tritti le Madri, acquistato subito dalla Camera di Commercio di Napoli. Nel 24 partecipa a Milano all'esposizione annuale organizzata dalle belle arti e alla permanente di Milano, dove espone le opere Giovinetta e Salerno e vecchie case. Nel 22 gli viene commissionato un cofano in ebano e bronzo per l'incrociatore Campania, prima importante opera in bronzo di Lavallone, che così si rivela anche abile scultore. Il capolavoro gli vale il conferimento del titolo di Cavaliere della Corona d'Italia. Nel 29 gli viene chiesto di elaborare lo stemma del nonato comune di Battipaglia. Mamma mia, qui devo dire che è, è veramente le sue opere sono al, in, diverse, in diversi posti abbiamo detto al Palazzo Antico della Camera di Commercio di Salerno l'Aula Magna del ginnasio, del ginnasio Torquato Tasso eh, il Monumento ai Caduti Baronissi all'Archivio Storico di Salerno eh, Monumento eh, a Eboli eh, insomma un artista a Salerno vedo, vedo, insomma, un artista notevole notevole L'opera è certificata ed espertizzata, misura 70 cm x 50 cm ad olio, costava 1.000 euro, già scontata, per due fa 2.000. 2.000 diviso 3, la paghi 666 euro. Signori, sono cifre che fanno sorridere, io ve lo dico con tutta sincerità. Eh? Io credo che se voi trovate difficoltà in questa trasmissione, ma ve lo dico proprio serenamente anche contro gli interessi di Aurora e per le trasmissioni che poi verranno non guardate più le televendite guardate il tennis rattristatevi con i telegiornali fate quello che credete ma la televendita lasciala stare non la guardate proprio più se non lo trovi qui il quadro non lo trovi più in vita tua non lo trovi più in vita tua perché sono tutti artisti veri e reali perché comunque eh, abbiamo visto Ivan Karpov abbiamo visto Ettore Ferrante abbiamo visto eh, Luigi Aquino Nanni Del Mastro Uh, Savarese Amleto Colucci qui abbiamo Pasquale Vallone Attilio Melo, adesso poi inizia la, la parete di quelli un pochino più importanti ma se voi fate difficoltà l'opera è vecchia io ho detto anni 30 ma secondo me è anche più vecchia perché vedi che la tela la cornice no è in stile ma la tela è vecchia il telaio è vecchio certificato ed espertizzato Pasquale Vallone, una ragazza in posa davvero molto gradevole e graziosa però, boh, ripeto io ormai eh, non, eh, mi meraviglio, no, mi meraviglio di questo, di questo distacco, di questa, eh, di questa indifferenza che provate verso tutto e verso tutti, signori cari. Verso tutto e verso tutti. Vi vedo abbandonati a voi stessi. Eh? Al numero 22 abbiamo Enrico Aprile, che non c'entra niente con Vincenzo Aprile, sono due pittori diversi. Enrico April è stato molto sfortunato perché è morto a 45 anni. Nasceva durante la guerra nel 1943 e morto nel 98. 1998. Questa è una tavoletta degli ultimi suoi dieci anni di vita, anni 80, il Golfo di Napoli, eh, il Vesuvio, 30x40 d'olio. Aveva una grande mano, l'abbiamo sempre proposto a 800 euro da scontare. Diviso 3 fa 266 euro. Non c'è altro da aggiungere. 266 euro. La cornice è una cornice a urna, Salvestrini, molto graziosa, di quel periodo, rimasto con la cornice che aveva negli anni 80. Enrico Aprile. Enrico Aprile. Sì, poi io ormai, ripeto, posso solo meravigliarmi. Meravigliarmi di ciò che accade, ma poi alla fine dico oh contenti voi, contenti tutto", Ho detto io alla fine posso dire: se non eh, vendiamo queste opere è meglio per i committenti che magari a malincuore se riprendono indietro, ma è anche direi controproducente vendere arte a questi valori. Cioè è un'offesa all'arte, un'offesa al mercato, così non si va da nessuna parte, così è finito tutto, signori cari. eh e così è veramente finito tutto. Eh? Va bene, va bene, va bene. Al numero 23, Dario Galimberti. Meravigliosa Venezia. Meravigliosa Venezia. Nasceva a Chioggia nel 1881 e è morto nel 1966. Nasce da una famiglia benestante, consegue la licenza media e ottiene l'impiego di bancario. Poi abbandona l'impiego di bancario per studiare pittura con Giuseppe Danieli. È un grande ammiratore dei maestri veneziani, ma è in Vienna nel 1908 che viene esposta la sua prima opera. E nel 1910 inizia a seguire i corsi di Alessandro Milesi e dal 24 al 1927 sarà direttore della Scuola d'Arte di Chioggia per poi ottenere la catra di disegno al ginnasio fino al 1923. L'opera mostra... di Enrico Aprile è confermata. Grazie fa mostre importanti ed è un artista chiogiotto notevole. Quest'opera misura 65,5 x 50, diciamo 65,50 così la ricordiamo meglio, è un'opera databile intorno al 1920-1930, forse più 30 che 20, ma poco conta. La cornice è antica e dietro è anche controfirmata e intitolata. Luci e riflessi, luci e riflessi, Dario Calimberti, Chioggia. Eh, la cornice è la sua, qui ha qualche mancanza perché è una cornice antica. Ve lo segnalo. Si, Se le le sì, come a che scherzi! Guarda che bello, eh, hai visto nel sottoportego quanti personaggi 65-50 olio su tela. Sì, 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 anni 30, anni 30. Costava 1.800 mi pare, esatto, diviso 3 fa 600 euro. Sì, 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 lo facciamo. E che siete tesoro, te lo sto dicendo, lo facciamo. E come... Ma scherzi stai stai eh. ma vedo, stiamo qui apposta. Eh. Ma non scherzare proprio, questo è bello, guardva, guarda, guarda. Eh. Guarda che meraviglia, Dario Galimberti, 600 euro finale guarda che meraviglia allora qui abbiamo una battuta d'asta di questo artista di un'opera proprio leggermente più piccola questa è, la nostra è 5065 e questa è 50-60. era stimata da 1100 a 2100 poi ci devi mettere i diritti d'asta è stato presentato in un'asta a Montecatini Terme Vedi? Lo stile è quello, il sottoportego, il canale di Chioggia, canale il titolo, Dario Galimberti, nato a Chioggia nell'81, morto nel 66. Qui la bagata è 600 euro. Perché le nostre opere devono costare sempre poco, 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 poco? E perché voi alle volte fate tanta, 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 troppa, 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 troppa fatica a confermarle? È un quadro che vale molto più di 600 euro, signori cari. 65 50. Fermati, fermi, si vede benissimo. Guarda i riflessi sul canale. Ragazzi, sembra, sembra brombo. Per favore, sembra brombo, eh? Angelo Brombo, sembra brombo, pavan. Sono artisti veneziani, veneti che costano tanti soldi, eh? eh questo lo pagate veramente un franco e venti, 600 euro è pochissimo, eh. Ma pochissimo, pochissimo. Dario Galimberti, 65 50, Olio su tela, 30. Al 25, un divisionista, Severino Ferraris. Guarda che bel signore che è questo. Vi darò anche un libro che narra la sua, che narra la sua storia. Guarda che bel signore. Eh? Questo è Severino Ferraris e questo è un libro con le sue opere, questa purtroppo non è pubblicata. Vedi? E ci sono tutte le tavole con delle opere. Vi regalo anche il libro, me l'ha dato un committente, vi regalo il libro, vedi? Il titolo dell'opera qui è Sera, scontrofirmato, misura 18x24. 18 per 24 costava 600 euro scontato, per due fa 1. 2 fa 1200, 1200 diviso 3 fa 400 euro. Firmato in bassa destra, Severino Ferraris, pittore divisionista e anche parente di Carlo Fornara. Eh? Sì, sì. Lui nasceva a Prestinone di Craveggia, in provincia di Novara nel 1903, è morto a 79 anni nel 1979. Frequentò la Scuola delle Belle Arti di Santa Maria Maggiore, nipote del grande maestro Carlo Fornara. Partecipò a mostre regionali esposto alla Mostra Nazionale di Milano, alla provincia torinese e alle mostre a Verona, al premio Bognaco nel 1953. 400 euro per Severino Ferraris, 18 per 24, è un quadro che possiamo catalogare nella prima metà del Novecento. Ricorda, avemmo un fornaro, vendemmo a una cifra molto... Era molto conveniente, è stato veramente un grande affare per chi l'ha confermato. Ora andiamo a vedere questo concertino del primissimo periodo di eh, Francesco Di Marino. Questa è un'opera anche alla perizia del periodo del Tribunale. Sono delle, delle donzelle, delle eh, figure femminili, delle donne, che suonano degli strumenti eh, all'aperto. Pittore impressionista pittore impressionista qui siamo, pensate intorno al, al primo quarto del XX secolo, calcolate che Di Marino nasce nel 1892 quindi qui era, era molto giovane muore giovane nel 54 e noi lo sottela 34 per 42,5 certificato ed espertizzato costava 800 euro già scontato per due famiglie e sei qui hanno fatto diviso 4 Orrore, orrore, orrore. 400 euro scontato per Francesco Di Marino, il concertino anni 20 primo quarto del XX secolo. Vecchissima opera di Francesco Di Marino. Francesco Di Marino bellino eh il concertino 34 42,5 olio su tela buono lo stato di conservazione la cornice è quella che aveva vedi vedi La tela è vecchia ragazzi questo è un quadro vecchio 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 di Marino eh ma vecchio vero eh firmato qui in basso firmato qui in basso mi sembra buono c'è la perizia del pre... Ragazzi, 400 euro che ce compri con 400 euro ragazzi? Francesco Di Marino, pittore del primo novecento, un impressionista bravo, un vedutista, era bravo anche nelle marine. Più avanti c'è una piccola marina. Eh. Gianfranco, ti chiedo scusa, oh. potresti cortesemente indicare le dimensioni dell'opera numero 19, compresa la cornice? Certamente sì, la cornice è molto minimale e la sua è anche piccola, una delle cornici più. Contenute che possiamo, quella abbiamo già trovata, lascia, lascia. Quindi questa è già una cornice piccola. 113. 77, 78, 113. Uh, mi raccomando per quest'opera di Francesco Di Marino a 400 euro. Poi al 27. Al 27 abbiamo un pittore importante toscano post macchiaiolo, Carlo Dominici. Olio su masonite, qua è 50 x 70. 1940 è l'epoca, l'isola d'Elba. L'isola d'Elba a Mola, è scritto tutto dietro al contrario come sempre: a Mola, allora, aspetta che pesa: eh. a Mola, isola d'Elba. Carlo Dominici, qui c'è il cartellino, costava 1.950 scontato, che è un prezzaccio, perché io questi li ho sempre venduti a 2.5, 2.8 e Dominici 50-70, quindi 1.950 è meno di poco. 1.950 per 2 fa 3.900, ma 3.900 diviso 3 fa soltanto 1.300 euro, 1.300 euro finale. 1300 euro scontato, Carlo Domenici. Carlo Domenici, Gianfranco. Scusa, mi sono confermati quindi l'opera a cavalletto, la numero 19 e la numero 23, la Venezia di Galimberti. Galimberti è proprio bello. Guarda, Galimberti è proprio bello anche del mastro. Questa è notevole a 1300 euro. Questa è notevole a 1300 euro. Carlo Domenici, lui era innamorato dell'isola d'Elba. Infatti, morì. Morì a Portoferraio nel 1981, è nato a Livorno nel 1898. Frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Firenze e già nel 13 a 15 anni la sua prima mostra, la sua prima mostra. Ok? Guarda che favola, guarda che favola questo lavoro di Carlo Domenici. 50 x 70 olio il contadino, la mucca che questa è la firma è anche firmato sul verso, ovvero sia dietro, c'è il casolare, Mola tra l'altro è una bella spiaggia, c'è un bel mare, però eh, alla parte opposta di, che guarda la montagna, le, sapete che l'isola d'Elba è molto montuosa, eh? io me la ricordo bene che facevo le consegne tanti anni fa, sì, quando lavoravo a Livorno, ero un ragazzino, era il 1981, avevo 23 anni. 24 anni, l'82, l'anno dei mondiali, quelli che vinse Paolo Rossi da solo. Allora, non è vero, li vinse con, con Conti, con tutti quei grandi campioni: eh? Antonioni, Zoff. Numero 28, numero 28, Raimondo Scoppa. La Valle di Cava dei Tirreni. Questo è uno scorcio fra la Valle dei Mulini e Amalfi è la zona di Cava dei Tirreni. È un olio di 50x76, l'opera è firmata, certificata e espertizzata. Stamattina ero qui che parlavo con l'amico Christian e mi sono andato a riguardare un po' questo catalogo d'asta di 23 anni fa. Una grande casa d'asta che era la Semenzato, che poi si unì a Finarte, eccolo qua. Vedi, fecero un'asta nel 2000, giugno 2000, a Ercolano, vicino a Napoli, e c'erano importanti oggetti da collezioni napoletane del regno delle Due Sicilie. Dentro ho trovato anche Raimondo Scoppa, della stessa dimensione del nostro, un paesaggio diverso. E questo qui sotto, guardalo. Vedi, questo è Raimondo Scoppa. Fa leggere la descrizione, Raimondo Scoppa 1820-1890: te lo dico io, eh, veduta di Sorrento, 5076, eh, Costava da 8, a, di, da 8 a 9 milioni di lire, 4100-4600 euro. Era il momento che c'era la lira e l'euro, no? l'anno dopo poi passammo all'euro con grande. Con grande gioia di tutti, no? Le camicie costavano 50.000 lire. Il giorno dopo l'euro costavano 50 euro. Come? costa 25. Come mai? Qualcuno ci ha marciato. Eh? <ride> non noi, noi facciamo tutto diviso due. Cioè, se era un milione, costava 500 euro a vantaggio di chi comprava. Ma quella è un'altra storia. 50 per 76, Raimondo Scoppa. Un bel lavoro, l'opera è certificata e espertizzata guarda questo ponte, questi contadini, i monti della zona di Cava di Tireni, un bel quadro. Eh? Eh, nasceva a Napoli nel 1820, è morto nel 1890, è stato allievo di Gabriele Smargiassi, ha fatto mostra al Museo Borbonico, eh, le, le Biennali Borboniche, ha fatto mostra alla promotrice, ha fatto mostra a Venezia e a Torino, un artista notevole. Costava 2.000 euro scontato, per due fa 4.000. Ma 4.000 diviso 3 fa 1.333 euro. Contro i, i, i 4.000 euro del libro dell'asta che vi ho fatto vedere, eh? Raimondo Scoppa, 1820-1890. Signori, non c'è un quadro da pensare, sarebbero tutti quadri da comprare: non da, pre da prenotare da comprare. Da prenotare e da comprare, credetemi sulla parola. Credetemi sulla parola. Oh, ho dimenticato una cosa di dire, ah, no, allora avevo detto che c'è il pagamento lateale, ovviamente non a tasso zero, perché con questi sconti ai committenti i quadri non sono nostri, non possiamo chiedergli di pagare anche gli interessi. Eh? Eh, 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 eh. Cerchiamo di dare un colpo alla botta e uno al cerchio, ma soprattutto svegli, positivi, attenti. Questi quadri da Di Marino a 400 euro, vieni forza ragazzi! Forza, forza, forza. 400 euro Di Marino, 400 euro Ferraris, 1.3 Dominici, 1.333 Raimondo Scoppa, solo da comprare. Al numero 29 abbiamo l'altra opera di Ettore Ferrante, 30 per 40 olio su tela. E Napoli vista da Posillipo, si vede tutto il golfo. Questo sembra un quadro di Fergola. Guarda che bello che è! 30x40 d'olio nasce a Napoli nel 45, Non dipinge più, si è sempre ispirato alla pittura dei Posillipisti. Guarda che golfo di Napoli! Fermati, non ti muove. Si vede bene così. Costava 1200 euro, che oggi vengono divisi per tre. 400 euro. Signori, è follia, è follia dare opere di Ettore Ferrante in corni La cornice paghi 400 euro. La cornice paghi 400 euro. Tutto, tutto, tutto. Domani, 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 bisogna anche... Eh... Forza, 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 400 euro. Signori siamo già a metà della trasmissione non si... e siamo a metà delle opere. Eh, io vedete che poi non vado neanche veloce perché cerco di darvi spiegazioni, ma forza! Sotto c'è Salvatore Postiglione, questo è un quadro eccezionale, guarda questa francesina in questo interno, guarda la console Rococò, guarda il vaso Francia con i fiori secchi dentro, il ventaglio rosso. È un acquarello 27x19 della fine dell'Ottocento. Grande artista. Salvatore Postiglione, fratello di Luca, più grande di lui, e il primogenito, nasceva a Napoli il 20 dicembre 1861, è morto il 28 novembre 1906 a soli 45 anni di una brutta malattia. È stato docente italiano della fine dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento e inizio del Novecento. Apparteneva a una famiglia di artisti. Suo fratello Luca iniziò a dipingere attraverso lui. Ma Salvatore apprese i primi rudimenti dell'arte da suo padre Luigi, che era pittore di quadri religiosi. Suo zio Raffaele era valente disegnatore e studioso delle opere di Raffaello Sanzio e professore alle belle arti a Napoli, dove Salvatore frequentò le lezioni di Domenico Morelli. Successivamente si iscrisse anche all'Accademia di Modena. Eh, praticò con successo origine da vari generi pittorici come ritratto e in particolare predilezione per la figura femminile il paesaggio e le scenette popolaresche affrescò il castello di Maramara a Trieste e un salone del palazzo de Reises a Napoli uh, le sue opere si trovano la Galleria d'Arte Moderna di Roma Museo d'Arte Costantino Berbella di Chieti Galleria Accademia delle Belle Arti di Roma di Napoli chiedo scusa Palazzo Zevaio di Napoli Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Capodimonte Pinacoteca Comunale a Tiro Moroni a Porto Recanati. 27x19 certificato ed espertizzato da un perito. Fine 800 costava 1200 già scontato per 2, fa 2,4. 2,4 diviso 3 fa 800, 800 euro. euro. 800 euro quadri da comprare. Quadri così, si sono grandi artisti. Questi sono grandi artisti, signori cari. Questo che non mi torna, questo che non capisco in voi. State vedendo delle grandi opere perché Salvatore Postiglione è un gran pittore, Ettore Ferrante a 400 euro. Non compri, non compri nulla di questa tipologia di pittura. C'è una marina del Golfo di Napoli, questo te lo vendono per antico perché la tela è vecchia. E l'ha realizzato negli anni Ottanta su una tela vecchia, perché lui voleva proprio avere il sapore dell'antico, anche se non lo era. Qui se in, in mano a uno poco onesto cancella la firma e ti dice che è un quadro dell'Ottocento, e tu devi dire va bene, perché questo passa per il quadro dell'Ottocento, ma non è dell'Ottocento, è un quadro del 1980-85, ma lo paghi 400 euro con questa cornice tutta lavorata, una bella cornice. Ragazzi, miei, a me non c'è niente, a me ci sono dei quadri cinesi, quelli stampati. Questi sono dipinti grazie a Dio, eh. il pozzo, queste due contadine che se la raccontano sono dipinte col pennello, il Napoli è dipinto col pennello, eh, lo stesso di per Salvatore Postiglione a 800 euro, un'arte come questa raffinata, finita, rifinita, signori, vi, è l'ultima spiaggia, non c'è più tempo, eh. non c'è la prova d'appello, non ci sono prove d'appello qua. 31 Paolo Vetri, siciliano, di Enna. Quando si chiamava Castro Mediano, io non lo sapevo che Enna si chiamava Castro Mediano. No, Castro Giovanni, scusami. Castro Giovanni. Nasceva il 2 febbraio del 1855 e è morto a Napoli il 2 maggio del 1937. Già a 12 anni ricevette dal comune della sua città un, uno stipendio di 50 lire per le sue abilità nel disegno. Eh, si trasferì quindi a Napoli per studiare alla scuola di Giuseppe Mancinelli dove incontrò Domenico Morelli che divenne prima suo maestro e poi suo suocero sposo la figlia. È un pittore molto importante, Paolo Vetri. Qui state vedendo un acquerello che ripropone il realismo visionario di Domenico Morelli, misura 22x32, è un acquerello su carta della fine dell'Ottocento. Nel 1876 seguì i suoi primi affreschi nella cappella di Villa Rotonda alle Due Porte. Partecipò alla promotrice napoletana nel 75, nel 76, nel 78. Tre anni, purtroppo, si spostò a Firenze e fu influenzato dai macchiaioli toscani. Partecipò, partecipò negli anni a numerose mostre in giro per l'Italia e per l'Europa. Ha eh, affrescato veramente tantissime chiese, non ve le sto a dire tutte perché abbiamo poco tempo. Le sue opere si trovano al Palazzo Zevaglios a Napoli, alla Cattedrale di San Giovanni a Ragusa. Eh, alla cattedrale di Sant'Andrea a Salerno, Duomo di Amalfi a Salerno e eh, Arci Confraterni dei Pellegrini a Napoli. Eh, 22x32, acquarello su carta, Paolo Vetri, eh, costava 750 euro scontato, per due famiglie 5 diviso 3 500 euro. 500 euro. Paolo Vetri. Se non lo conosci, prova a vedere su internet e trovi tutto quello che io ti ho detto. È realtà. La cornice è quella che aveva. Mi sembra un gran bel quadro questo di Paolo Vetri. Al 32 abbiamo Attilio Toro, il grande Attilio Toro, grande ritrattista. Fece ritratto al generale Clark durante l'entrata degli americani a Napoli. Lui nasceva. A Napoli nel 1892 è morto a Portici 90 anni dopo, nel 1982. L'opera che state vedendo misura 45,5x31, non lo su tavola, degli anni 40-50, prima metà del XX secolo, una bella fanciulla sorridente. Frequenta l'Accademia delle Belle Arti ma inizia a dipingere col babbo che è Carmine Toro, che è stato un grande pittore dell'Ottocento. Poi frequenta l'Accademia delle Belle Arti e il suo ingegno, la sua arte, viene notata da. Carlo Siviero, lo stesso che notò De Corsi, che gli fece offrire un posto di insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, che lui rifiutò perché voleva dedicarsi alle mostre e alla pittura, non voleva insegnare. Eh, ed ebbe ragione, perché fece mostre importanti, fece mostre importanti e riscosse grande successo. Eh, Quest'opera l'abbiamo sempre proposta a 1500 euro, già scontata. Per 2 fa 3.000, 3.000 diviso 3 fa 1.000 euro. Soltanto 1.000 euro per Attilio Toro. Signori, forza, forza per Bacco, vi vedo spenti. Non vi vedo carichi, non vi vedo attivi. Forza ragazzi, dai! Gli stiamo regalando i dipinti! Rivediamo la numero 25. 25, Severino Ferraris. A 400 euro, guarda che bello questo paesaggio! Sera il tiro dell'opera. Divisionista! Ok, un attimo. È confermata. Grazie, questa la togliamo. Vai. Allora, ritorniamo su Attilio Toro. A mille euro, a mille euro! Ma si può perdere un quadro di Attilio Toro a mille euro ragazzi, ma veramente cose inaudite, cose inaudite, 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 vedo le cose inaudite e al 33 abbiamo un quadro che ha fatto la promotrice, la permanente di Milano del 1900, quindi realizzato alla fine dell'Ottocento di Leonardo Bazzaro misura 40x32 olio su tela società per l'esposizione delle belle arti permanente Milano c'è ancora il titolo dell'opera, tutto quanto la data non si legge, l'hanno scritta a fianco 1900 1900 di qua c'è un'altra un etichetta prima tela come si vede, si se vede, come si vede, se ti avvicini si vede, Milano, oh! È un'etichetta che c'ha 124 anni, eh? Non c'ha 124 ore. 124 anni! Ti voglio vedere a te dopo 124 anni. E andiamo su. Eh su, dai, fai bravo. Allora l'opera è pubblicata nel catalogo generale delle opere di Bazzaro. Se era persa, Bazzaro nasce a Milano, lo sapete, no? il 13 dicembre del 1853 Ivi muore il 2 novembre del 37 è stato un grande grande artista qui abbiamo la fotocopia del libro perché il libro purtroppo non ce l'abbiamo eccolo qua questa è la, è la copertina e dentro ok c'è l'opera pubblicata ed è questa contrassegnata con il numero 1117 eccola qua sì, vedi? Firmata è firmata qui. Leonardo Bazzaro, la pagina delle figure. L'opera è pubblicata. Vi do anche la pubblicazione. Costa, costava 1.600 scontata per due fa 3.002. 3.002 diviso 3, lasciamo stare. va. 1066 euro. Parliamo di Bazzaro. Nasce a Milano e come suo fratello Ernesto dimostra sin da giovane età una speccata propensione per il disegno e per le arti i genitori erano collezionisti d'arte e assecondarono questa inclinazione e nel 63 lo affidarono insegnamenti di Gaetano Fasanotti titolare Carta dei Paesaggi e delle Belle Arti a Brera dove Leonardo si iscrisse definitivamente nel 1868 e lì fu allievo di Raffaele Casnedi ti ricorda niente? Raffaele Casnedi? Certamente no. E Giuseppe Bertini, che era il direttore dell'Accademia. Si specializzò nella rappresentazione di interni di chiese e palazzi, mostrando grande originalità nella ricerca della luce e di colore. Nel 1873 debutta alle Belle Arti a Brera, e l'anno successivo partecipa alla Ludice di Genova. e Il suo dipinto viene acquistato dalla Recibica d'Arte Moderna di Modena. Nel 1878 vince il premio Fumagalli. E il PM Girotti. Eh, L'affermazione definitiva giunge nel 1882 quando Abrera espone l'Ave Maria che lo consacra come uno dei più originali protagonisti dell'autorismo lombardo. In questo periodo frequenta il circolo culturale della famiglia Crist artistica milanese dove ha contatto con Camillo Boito e Alfredo Catalani ed espone nelle principali mostre nazionali. Eh, spesso lavora... Sulle alture del Lago Verbano, in compagnia dei colleghi Tominetti, Genius e Eugenio, Uberto Dell'Octo e Federico Ashton. Nel 1887 vince il premio Principe Umberto e nell'89 ottiene una medaglia all'Esposizione Universale di Parigi. Nel 94 si trasferisce con la futura moglie alla Scala, eh, scusate, eh, in una villa presso la località Alpino sulle pendici del Mottarone. E nel 1897 vince la medaglia d'oro alla terza triennale di Milano. Nel 1904 è premiato con la Medaglia d'argento all'Esposizione universale, universale di San Luis negli Stati Uniti. Insomma, mi sembra un artista molto molto importante. Lo potete pagare, se vi piace a casa, 1066 euro. 1066 euro. 40, la cornice è la sua, è eh, 40x32 olio su tela. Leo Bazzaro, Leonardo Bazzaro, al 34, vuol dire che non c'è molta differenza da mercoledì scorso. Eh? Io credo, no, veramente credo che questa, anche queste trasmissioni dobbiamo eliminarle. Adesso poi a me dispiace per i committenti, ma eh, perché noi, intanto, eh, ringraziamo sempre chi si fida di Aurora e ci affida le opere. Però è anche vero che fare queste trasmissioni poi danneggia le trasmissioni normali e quindi eh, forse è bene non farle più queste trasmissioni con lo sconto, perché io dico che lo sconto rovina eh, il mercato, gli sconti non dovrebbero mai esistere, dovrebbero essere tutti prezzi assolutamente fissi, perché i nostri prezzi iniziali sono già dei regali, perché un quadro come questo a 1005 o 1006 sono dei regali. Questo oggi lo paghi 1000, questo 1066 euro in virtù dello sconto che c'è oggi, ma non esiste ragazzi miei, voi poi non ne approfittate, quindi sono tutte poi decisioni che andremo a prendere per il periodo che verrà, perché poi la, queste, queste, questo lavoro è fatto di percentuali, quando la macchina si ferma bisogna prendere provvedimenti, i provvedimenti poi sono drastici perché non c'è alternativa, perché di fronte a un set come questo dovrebbero, siamo al 34, dovrebbero essere rimaste 10 opere, e invece mi pare che ce ne sono una ventina, 25 forse. Quante ne avete confermate? 5, 9, troppo poche, sono passate un'ora e mezza, ragazzi. Ma avete preso il caffè? È pieno la anabigiana del caffè, siete addormentati. Qui abbiamo un bel quadro fiammingo, di scuola fiamminga, della fine dell'Ottocento, Settantacento olio su tela. Costava 1500 euro scontato, uh, per 2 fa, fa 3000, 3000 diviso 3 fa 1000. Eh? Ah, va bene, a me lungo 3. Sì, sì, ho bisogno di zuccheri che qui. Ma non vedi come stanno, qui, se non te, se non... qui ci vorrebbe altro che. Ne... Ci vorrebbe le, le vitamine, un complesso vitaminico per fare la trasmissione. Non ti aiutano, non ti aiutano proprio. Sono spenti, tristi proprio. Mi, 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 lo giuro, io non scherzo. Vi immagino tristi, non mi vedo belli, spensierati. Tra, ah, che bello! Vi, io vi immagino tristi perché siete tristi. C'è il sole fuori. La vita è bella, la vita è bella, ragazzi miei. Godetevela, io come posso, spendo fare? Ma sì ma non c'è problema, come va va, è bello godersi la vita, trovi un bel quadro, ma regalatelo, guarda sto quadro a, a 1000 euro, ma cosa compie, è della fine dell'Ottocento, guarda che complesso di, 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 di fiori, frutta, eh? straordinario, andiamo avanti, dai, 35, dai dai, senza più commenti, tanto non serve a niente, Vincenzo Canino, dormono, Vincenzo Canino, 50 x 35, lo su tavola, siamo intorno al 1940, 50 per 35, nasceva a Napoli nel 1892, è morto nel 78, costava 800 euro scontato per 2, fa 1.600, 1.600 diviso 3 fa 533 euro. Vincenzo Canino, molto grazioso come paesaggio con la bambina che gioca con la bambolina e il gattino, c'è anche l'etichetta Canino sulla cornice. 533 euro, 533 euro, su, 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 dai, dai che ce la fai, dai, dai che ce la fai. Al numero 36 abbiamo Francesco Di Marino, Barche nel Golfo, 17 per 26, anni 40, anni 30, 40, costava 600 euro diviso 3. Fa 200 euro, guarda che bello, eh? 200 euro per Francesco Di Marino, 17 per 26, olio su tavola. Dima, 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 Di Marino. Sabato, veramente metto 15 quadri, guarda. Ma ah, è inutile, è inutile metterne tanti, se confondono pure. Li mettiamo belli larghi, così si vedono anche meglio. Li mettiamo solo su un livello, eh? Solo uno per il livello. Facciamo una cosa diversa. Poi voglio fare una personale di Giuseppe Casciaro. Ne abbiamo diversi. Mi sono accorto di avere diversi di Giuseppe Casciaro. Possiamo fare una personale. Eh, vediamo di fare una personale di un, un paio di pittori con diverse opere facciamo un, uno speciale. Eh? Allora, poi andiamo a vedere il numero 37, da qui non vedo, Amerigo Tamburrini, eh, è uno scorcio di porto degli anni 40, 30-40, pittore che nasceva a Napoli e sulla scia di Scognamiglio, pittore del primo novecento, impressionista. Eh, 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 misura 21 per 31, nasceva a Napoli nel 1891. È morto nel 66. Costava 550 euro. Scontato per 2 fa 1100. 1100 diviso 4 fa 275 euro. Questo proprio ve lo voglio dedicare. Eccolo qua. Guarda che bello, ben incorniciato, portato a casa tua a 275 euro. Ne hai preso niente? Sì, ho preso di là. Dopo lo facciamo, dopo lo facciamo. Sì, sì, poi lo facciamo, ma scherzi. Questo è molto bello, eh? 275 euro, bene che... Eh, fatto come fa Antonio. E eh, 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 quindi, prego. Hai visto che meraviglia? No! Tesoro, lo dico per te, questo è un buon quadro, eh! Questo è veramente un buon quadro. Va bene, va bene, va bene, uguale, cerchiamo con difficoltà, cerchiamo di andare avanti, dai, cerchiamo di andare avanti. Sì, non va neanche a loro, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Fate passare la voglia anche ai miei collaboratori di lavorare, guarda, siete fenomenali, fenomenali. Fareste passare la voglia di lavorare a chiunque voi. Poi Venanzio Zolla, guarda che bella figura femminile. Questa bella ragazza Mora. Una bella Mora, siamo negli anni 30-40, è un olio di 42x32. Venanzio Zolla nasceva in Inghilterra, a Colchester nel 1880 è morto a Torino nel 61. Qui siamo intorno al 1930-40. Eh, lui ha partecipato, frequenta l'Accademia Arbettina a Torino eh, e ha partecipato alla Biennale Veneziana del 20, del 22 e del 24. Poi altre importanti mostre a Milano, a Torino, a Firenze. Le intende quindi con Selvaggina? No, 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 sono finiti. Domani ce n'è uno, ce n'è uno. ce n'è uno. Ce un Vuoi la un Selvaggina? Sì. Ce l'ho, ce l'ho, adesso di là. Fra questi, non c'è sta. Ce n'è uno, mi sono ricordato, di là che non mi entrava, è anche grande, e costa due soldi. E un attimo, adesso fammi finire la presentazione di questo, eh! Non sono mica fiaschi che sabbottano. Allora costava 800 euro scontato. Eh, per 2 fa 1600, 1600 diviso 3 fa 533 euro. 533 euro è stato confermato Venanzio Zolla? 533 euro, oh, li vedo brillantissimi, lucidi proprio, eh? Ammazzao, oh, fenomeni! Questo è bello, mamma mia, guarda che quadro! Gianfranco scusami, rivediamo poi l'opera numero 31? 31, 31... Sì, va bene, sì... Scusami Gianfranco, non è questa, è una marina, dovrebbe essere forse la 36. Possiamo vederla. 36, 36 è la marina con le barche di, di Di Marino, costa ben 200 euro. 200 euro tutta insieme, con la cornice a casa tua. è Confermata, allora qui abbiamo l'unico quadro. L'unico quadro con la Selvaggina di Scuola Toscana, è degli anni 40-50. L'opera in realtà è anche firmata. Purtroppo non è entrata in scaletta. Qui c'è anche la firma, ma io non la so, non la dobbiamo leggere. Sono due fagianelle, due fagiani, purtroppo eh, cacciati. Io sono contro la caccia. E dietro c'è il paesaggio, il cipresso alla, alla ottone rosai maniera. Eh? L'opera misura 67x48, non lo su te l'applicata a tavola, bella la cornice, ci è stata affidata 450 euro, diviso 3 150 euro. 150 euro, 67x48. È l'unico quadro che abbiamo con la selvaggina. Guarda che meraviglia, 150 euro, numero zero, numero zero, eccolo qua, scuola toscana, anni 40-50, prima metà, è firmato ma non sappiamo leggere la firma, 150 euro, altro non ne ho, Visto? i toscani lì si va spesso a caccia, a caccia, laccia, 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 è confermato, bene, perfetto, vai, Ah, sono pernici e non mi intendo io. Io sono contro la caccia. Ta puoi figurare? Ha detto due fagianelle. Allora, eh, questo è bello però a 533 euro. Ha eh? ragione, ha ragione, Guarda che meraviglia, eh? Guarda che favola! Panza, figlio di Giovanni, che bello. Questo sembra un quadro del padre però, eh. Mamma mia, la mamma col bambino in braccio che vende i fiori, la sorellina che guarda, qui c'è il mercante di frutta e questa è Piazza Mercato a Napoli, Antonio Panza, 50x40, guarda che bella cornice, mamma mia. 50x40 le su tavola, nasce a Napoli nel 1928, figlio di Giovanni Panza, muore nel 2022. È morto qualche anno due anni fa, eh, però non dipingeva più ormai da una vita. Eh. Questa è un'opera degli anni 80 del Novecento. Costava 1200, mi pare, giusto? Diviso 3 fa 400 euro. 400 euro. Eh, caro mio, 400 euro per Antonio Panza. Eh bello bello, 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 un'opera figurativa, davvero di grande qualità. Soltanto 400 euro. Andiamo a vedere il 40, devo andare veloce perché il tempo è finito praticamente. Abbiamo uh, Ivan Karpov, Riflessi a Venezia, è un'opera degli anni 40, misura 76,5 x 56,5, è vero, c'è anche un'etichetta di una galleria di Bergamo, se lo vedi da lontano si vede meglio, pittore che nasce in Russia nel 1898, mora a Milano nel 70. La cornice è stata ritornata in foglia oro e certificata ed espertizzata. Costava 900 euro già scontato, per due fa 1.800, 1.800 diviso 3 fa 600 euro. Tela tavola. Mamma mia che bello. Mamma mia che bello questo Ivan Karpov. Al 41 Giuseppe Buscaglione, altro grande artista che nasce casualmente a Ariano Irpino, perché i genitori erano piemontesi, lui studia all'Accademia Albertina, allievo di, di Carlo Follini e dipinge sulle orme di Lorenzo Deleani, è stato anche allievo di Deleani. Questa è una bella marina con barche, verso sera, misura 31x44, la misura proprio di Deleani, Nasce nel 1868 a Irpino, muore nel 28 a Torino. Costava 1200 già scontato per 2 fa 2,4. 2,4 diviso 4 lo paghi 600 euro. La cornice è andica Andiga, ed è la sua. 600 euro per Giuseppe Buscaglione, vedi? Dietro c'è tutta la dichiarazione di autenticità, allora molto preciso. Scriveva la via dove abitava, Rivoli Torinese, vedi? Eccolo qua, proprietà esclusiva. Bel quadro, 600 euro, 31x44. 31x44, olio su tavola. Una marina stupenda. 600 euro. Neanche un quadro moderno compri a questi soldi. Oh, andiamo a vedere il numero 42, un dipinto di ci vuole spazio qua eh Chi ha spazio ha fatto bingo, è un quadro intorno al 1950-60, scuola Lombarda la tela misura 90x140, è un dipinto che rievocheggia un po' la scuola Fiamminga, almeno questi colori è una, pa... una sosta nel bosco ci sono delle gentildonne sedute e questa che sta scendendo da cavallo assistita dai dai suoi, suoi chauffeur eh? 90 per 140, olio su tela costava 3.000 euro tra l'altro questo è di un amico di queste parti che non l'ha mai ritirato ha detto dalla quanto vuoi perché io non ho più lo spazio perché ho cambiato casa ha mi ha detto di fare diviso 5 dice aumenta dico fra un po' regalamo dice fa niente ci vuole il furgone per portarvelo prendete bene le misure vorremmo portarlo non mi dite poi non mi entra perché solo a tele 90 per 140? Poi c'è la cornice, bella la Salvador Rosa. Scontato da 3.000 va a 600 euro. È un olio, eh, non è una stampa. È un olio, non è una stampa. L'opera di Buscaglione è confermata. Buscaglione è confermato. 600 euro, Buscaglione. Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Poveri noi, poveri noi. 42, 42, questo che vedete a 500 euro, no, a 600 euro, scusami. Uh, 3000 diviso 5 fa 600, sì. sì 5 per 6 30. Eh, poi glielo facciamo riportare, che non mi vado a spostare il furgone. Lui mi pare dalla provincia delle Lecce, lo mette da qualche parte, ma voglio dire, è anche uguale, eh, dire, Questo è un quadro. Non è un quadro da 600 euro, ragazzi, ma neanche. Ma, neanche, ne, ma, ma veramente un imbianchino prende di più, dai! È. Eh, sì, sì, ci vuole lo spazio. Adesso le case magari sono piccole, ma chi ha una casa grande, magari una taverna, è mica brutto, la cornice è quadro che ha 60-70 anni, bello, no? Andiamo avanti, non fa niente, da retta. 43 Salvatore Rodriguez. È un olio su tela 60x40, pittore che nasce a Napoli l'11 marzo del 1957, anche grande pittore di affreschi, decoratore. Questo è un 60 x 40, olio su tela costava 1300 euro. Diviso 3, 6, eh, 433. Esatto. 433 euro. Che c'ha Marina e Buscaglione? Fino a 800. Per quadro quello? Quello è un quadro che a 1200 l'ha regalato. Non so come sia finito nello sconto. Boh. Allora, eh, scusate, eravamo allora, su questo che abbiamo proposto a 433 euro. Sotto abbiamo la, una Madonna di Francesco Pezzella, nasce a Napoli nel 1957, specializzato in eh, dipinti sacri, pensate, e nudi di donna, un po' una contrapposizione, no? Dal sacro al profano. Lui, però, per quanto riguarda la te sacra, ha fatto anche pale di altare. Mi dispiace non avere qui un Deplian perché avevo il Deplia in cui c'era scritto che aveva fatto una pala d'altare 4 metri per 2 che si trova nella chiesa della provincia di Napoli non mi ricordo dove una volta ne avevamo diverse di queste opere, molte di quali furono prese dal presidente Berlusconi che era un collezionista di madonne questa certo povero Silvio l'ha pagata parecchio di più perché questa è andata non so da, da che parte è arrivata l'avevamo proposta a 1.500 da scontare il proprietario c'è un'assa ereditaria sopra, la messa diviso 4. 375 euro. Pesa 750 euro, quanto le vendevamo. L'abbiamo venduta anche al presidente, questo era il prezzo giusto. 375 è follia. 50 per 40, le su tela: c'è il timbro, c'è tutto, la controfirma. Opera autentica di Francesco Pezzella. Dai, dai, veloce, finiamo veloce. 45, scuola veneta, scuola veneta. Eh, olio tela su, su cartone. 20 per 30 olio, anni 50-60, costava 500 euro. Diviso 3, 166 euro. 166 euro. Un'ora abbiamo finito, lo sconto sparisce, eh. Non mi chiedete più gli sconti, perché poi rispondo male. Eh? Le cose vanno fatte per tempo. Le cose vanno fatte per tempo. Quando ci sono? No, uno. Ho visto, c'era, mi hanno detto: no, bisogna seguire. Noi premiamo i fedelissimi. Al numero 46, Atos Brioschi nasceva nel 1910 e morto nel 2000, non lo sul cartoncino telato degli anni 60, Ventisette per ventuno. Olio. Costava cinque cinquanta. Diviso tre. Centottantatre euro. Bene. Quarantasette. Giuseppe Scognamiglio. Miglio. Ventisette per ventinove, mi pare. Olio su tavola, anni quaranta cinquanta. Pittore che nasce a Portici nel 1901 muore nel 1985 a Napoli. Costava 4,50 diviso 3, 150 euro. 150 euro. Alle 18 è finita la cuccagna. Alle 18 è finita la cuccagna. 48, Roma e il cuore di Roma e il lungo d'Evere e Castel Sant'Angelo. Hai capito? L'artista in questione, l'artista in questione Enio, Enio Martino, 61x91 lo su tela costava soltanto 1000 euro diviso 3, 333. La cornice costa parecchio, di più costa 500 euro una cornice così, oh. mamma mia ragazzi, mamma mia, quello che accade qui in trasmissione veramente sono veramente scene fantascientifiche, scene fantascientifiche. 333 euro, Ennio Martino, 6191 oli su tela. Al numero 49 abbiamo una bella natura morta in verticale, questo è un pittore toscano, si chiama Ferdinando Rubino e un oli su tela 50x40 proposto a 700 euro diviso 4. 175 euro. E vai, mitico, chi dorme non prende niente. Magari il pesce, il pesce sarebbe già un lusso. Qui non prendi neanche una spilla se dormi. Chi dorme, dorme, rimanga nei suoi sogni. Eh? 175 euro al 50, no? Vado apposta veloce, dovete essere veloci, se no non comprate niente. Adriano Bonifazzi, la Popolana. Questo è pittore romano, è datato 1887, è un acquerello su carta di 53x38, sempre proposta 6,50 scontato per 2 fa 1.300, 1003 diviso 3 433 euro. 1887 è datato. Adriano Bonifazzi nasceva a Roma nel 1858 e morto nel 14. Hai visto che bello? Adriano Bonifazzi? Una giovane popolana romana, una giovane popolana romana. Hai visto che bella? Dai, 433 euro i grandi acquarellisti romani, 51 andaretta, Va veloce. L'opera numero 46 di Brioschi è confermata. Poi, una vappia. 46, grazie. Scuola Toscana.

Porticato Lopez, uno scorcio della vecchia Napoli. Lui era bravo. Era bravo perché dicono non dipinga più eh, a fare questi scorci napoletani. 30x24 oleo su tavola. Nasce a Pozzoni nel 48, costava 6,50 diviso 3 fa 216 euro. Evviva! Evviva! E bravo! Materico impressionista, a media distanza si legge meglio. 30 per 24 a 216 euro. 53, Roberto Cipriano Zuccaro. Olio su tavola 30 per 24 costava 500 euro, diviso 4. 125 euro. Vai, 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 vai. Dormono, si devono svegliare. E sono le 5. Eh. E sono le 5. Poi al 54 abbiamo il piroscafo Washington. Guarda che bellino, è una tavola di 30x48. È siglata AA. Ah, ah. Ripropone il, il piroscafo Washington del 1879, compagnia vapori postali Florio Palermo. Costava 500 euro diviso 3, 166 un olio, non è una stampa è fatto talmente bene che sembra una stampa è un olio sul tavolo, è fatto pure bene 166 euro 166 euro l'ultima, Rinaldo Caressa che non è il telecronista di Sky eh, non c'entra niente questo era un pittore nato nel 29 a Roma, è morto che hanno morto? Nel 2009, questo è un quadro del 17 agosto del 72. Case di Poggio Catino, questa è la campagna romana. Ole sul cartone 20x25 costava 28.000 lire. Eseguito il 17 agosto del 72. Io avevo 14 anni. Neanche, 13 anni da fare 14. Guarda che meraviglia, 52 anni sto quadro. Costava? Costa? 100, 100 euro, 100, 100, 100, eh? C'è ancora il passepartout dell'epoca. Forza, eh? Dai, che si riparte da uno. So convinto che il secondo giro confermate tutto, me lo sento, me lo sento. Ebbene è vero, morto nel 2009, vissuto 80 anni, Rinaldo Rinaldo. Allora, la scritta Gianfranco, scusami, relativamente alla numero 54, possiamo rivedere l'opera e rivedere in particolar modo la scritta. Eh, ce ne sono so 3.000 scritte. C'è la compagnia, il piroscafo, c'è la sigla nell'ancora. Eh, compagnia vapori postali. JMV, Florio, Palermo Piroscafo, Washington 1879 così hanno scritto, io non lo so poi a destra ancora c'è una doppia nell'ancora che dovrebbe essere la firma non si vede ma c'è, si intravede AA, ah, ah, non so chi l'ha fatto dietro c'è scritto tutto di nuovo dietro c'è scritto tutto di nuovo vedi? dietro c'è scritto tutto bellino eh Vedi, Washington è la canzone di Lucio Dalla. Sono andata a Washington, cosa sono andata a fare? Non so. lo ricordi? Lucio Dalla, allora bene, ripartiamo da uno. C'era il film di Troisi che diceva ricomincia da tre. Noi ricominciamo da uno perché lui è ancora disponibile. Vai bello, vai bello. Confermate l'opera. Bravo, bravo, allora bravo, bravo, allora una retta, una retta allora oh signore oh qui mi son dimenticato una cosa mi son dimenticato di dirla qui le spedizioni non si pagano sotto i 500 euro perché le pagano i proprietari? le cose non sono nostre con, con, con no profit dovete pagare la spedizione perché l'oggetto era di proprietà nostra ve lo regaliamo facciamo sconti e sottosconti e poi pagate la spedizione no Siccome queste non sono cose nostre, la spedizione, laddove è prevista, paga la proprietà, non noi, ok? Quella me l'avevo dimenticata. Qui abbiamo un quadro degli anni 20 veloci perché abbiamo un'ora e abbiamo finito. Eh? Uh, 46 per 62 è 1920 all'epoca, e il Vesuvio in eruzione, bellissimo. Scuola di Posillipo, costava 1500 euro diviso 3, 500 euro finale. 500 euro super scontato. Vai, vai, vai Paolino Vai Paolino Guarda che meraviglia eh, Hai visto? Il pieno proprio, è vero? Oh, eh? No, qui è proprio delle missioni che io amo, che adoro proprio eh! eh guarda che meraviglia Forza e coraggio eh, ecco qua. Devo utilizzare questo. Allora poi al numero 2 abbiamo Amleto Colucci, grande artista napoletano. 45x55 lo su tela, nasce a Napoli nel 53 Questo è un pittore molto importante. Lo stiamo regalando a 900 euro diviso 3 300 euro. 300 euro, Amleto Colucci. Amleto Colucci, 300 euro. 300 euro. Bello, numero 3. Scuola partenopea. Guarda che bello, sembra un quadro di posilipisti. 30 per 20, allo sottila applicata a tavola. Super cornice, costava 500 euro. Oh, non me pare meno, 4,50. Aspetta che controllo, mi ricordo più. Ho sbagliato 4,50, chiedo scusa, anni 30. 150 euro finale. 150 euro finale. Guarda che favola, niente, è caduto un affare. Guarda che favola. Bellino, eh? 150 euro scuola partenopea. Al numero 4 abbiamo Edoardo Forlenza. 25 per 20, primi 900. Ragazzi, questo è un quadro da 1000 euro. Questo è un quadro da 1000 euro. Ma potete perdere a 200, è un quadro antico, è un quadro che ha 120 anni. Forlenza è stato un buon pittore, lo pagate 266 euro scontato, costava 800. Costava 800 euro. 800 euro costava ragazzi. 800 euro, 2,66, fare un volto così, questo è un quadro antico, si vede che è un quadro eh, della scuola 800, primi 900, lui nasce nel 61, a Torre del Greco, muore nel 34 a Roma, 1934 a Roma, non lo so ragazzi, ma veramente avete, avete chiuso gli occhi, non, li, non guardate i quadri, non, non sapete notarli secondo me, boh, io sono veramente perplesso, eh. Guarda che meraviglia, forza e coraggio, forza e coraggio, Edoardo Forlenza, guarda che meraviglia. Poi al numero. Franco, scusami, rivediamo alla numero uno. La numero uno, 500 euro. Il golfo di Napoli, l'eruzione del Vesuvio 1920, 500 euro finale. Dai, che ce la fai, 46,62. Olio, un attimo. confermata. Questa se ne va, via. Poi abbiamo Ivan Karpov. Guarda, che bel! È su tavola, è su tavola. Ivan Karpov. Guarda, che meraviglia! Guarda, che meraviglia. 70 per 50, 1940-1950, pittore di origine russa, milanese d'adozione, costava 7,50. Scontato per 2 fa 1500 diviso 3, 500 euro, vai, 500 euro, Ivan Karpov. Ma non esiste al mondo, non esiste al mondo, 500 euro, guarda che meraviglia, Ivan Karpov certificato e espertizzato c'è pure la perizia la cornice è stata ridorata guarda che gioiellino che è la cornice tutta mossa e lavorata degli anni 50 ragazzi io poi non lo so ragazzi veramente io mi sembra di, di vivere un incubo questo, questi silenzi inoltrati continuativi questo non, non interessarsi a nulla non amare l'arte veramente sabato uno scherzo metto 15 quadri è inutile mettere tanta roba e tanto è inutile, più roba vedete più vi confondete. E tanto facciamo tre ore, adesso sempre tre ore facciamo. Fra 50 minuti è finito tutto, lo sconto se ne va, eh? 500 euro sotto. Tilly Moe, anni 40, guarda che bella natura morta, nasce nel 1899 ma nel 79, costava 750 euro diviso 3, 250. Ma se può perdere 250 euro una natura morta come questa? Ma neanche la stampa, ragazzi. Anni 40, un dipinto che ha 80 anni. La cornice è la sua, pulito, in ordine. 250 euro. Follia. Follia, follia, follia. Mi sembra di... Mi sembra di, 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 di... Non lo so cosa. Gianfranco, scusami, la numero 4 di Edoardo Forlenza e la numero 50 sono confermate. Grazie, grazie. Le figure, le figure, ragazzi miei. la volta le figure come le mettevamo andavano via adesso le figure fanno fatica boh. ma ragazzi ma cosa comprate a sti valori? cosa comprate a sti valori? sono opere autentiche non è una settimana che siamo qui sono sette anni che distribuiamo pittura importante a due soldi ci odia mezzo mondo ci odia mezzo mondo per questo motivo eh, perché roviniamo il mercato e un gallerista se potesse ci sparerebbe al numero 8 Bruno Giusti Scuola toscana, guarda, ci tiriamo su così sta più su. Vieni, lo mettiamo al gradino di sopra, vedi? Oh, vedi? Costava 600 euro. È un quadro degli anni 70, 80, diviso 4, 150 euro. Bruno Giusti nasce a Livorno nel 1937 e muore nel 2005. Pare bello questo casolare nella campagna toscana. 150 euro, manco la Cornice, forza e coraggio. Signori, con impegno, con forza, con voglia, con entusiasmo. Mistrara comando. Poi al numero 10 abbiamo Francesco De Maria, grande acquarellista napoletano, nasce nel 1884, muore nel 1908, certificato e espertizzato. È un quadro del 1890 circa, misura 49x38, la cornice è deliziosa, tutta incisa, la sua. Costava eh, 8,50 scontato per due famiglie e l'hanno diviso per 4 Lo paghi 425 euro. 425 euro. La numero 6 di Ivan Karpov è confermata. Ivan Karpov è un gran quadro. Quello il, ca il Cassinale, il Cassinale degli anni 50, anni 40-50, prima metà. Il Cassinale te lo dico io. Questo è eh, l'ultimo decennio dell'800, 425 euro. Euro, euro, vedi te. Visto che bello? Oh, andiamo in montagna dove c'è l'aria buona, l'aria fresca e buona. Questo è bello visto da lontano, guarda che meraviglia. Eh, qui mi hanno detto che hanno fatto dei BB. Se volete prenotare, eh, <ride> si sta da Dio. C'è la montagna, c'è il lago, ci sono i boschi coi pini. Eh, ci vorrebbe proprio, ti ossigeni qui. 70 l'opera è anche firmata, ma non abbiamo saputo tradurre la firma. Scuola Lombarda, anni 50, 1.800 era il prezzo, diviso 3 lo paghi 600 euro, sembra Cesare Maggi. Ci abbiamo avuto un Cesare Maggi così? L'abbiamo venduto, mi pare, a 12.000 euro, 11.000 euro. Eh, non è Maggi, questo sono d'accordo con voi che non è Maggi, ma costa pure 600 euro. Eh, eh ragazzi miei, eh, tesoro mio, purtroppo ci sono dei valori che non possono essere ignorati. No, il piroscafo è del 1879, ma è il piroscafo che è rappresentato, il quadro è quadro di 30 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, non lo so, c'è scritto. Molto bello questo lavoro di scuola lombarda a 600 euro, la cornice costa 600 euro. Eh? la bella cornice che usiamo per i quadri importanti al numero 12 il Golfo di Napoli di Ettore Ferrante che si ispira a Pittolo e a Gigante eh? pittore ancora vivente nasce nel 1945 avrebbe 79 anni avrà ha 79 anni perché è ancora vivo ma non dipinge più ormai da anni eh, è un pittore che è sempre costato tantissimo noi l'abbiamo avuto in affidamento da un asse ereditario a 2000 euro da scontare i 2000 euro oggi si dividono per 3, 666 euro. Ne avevamo una serie, nessuno è andato a diviso tre. Questo è l'ultimo rimasto. Iere... Guarda, fai vedere i personaggi. Fai vedere, fai vedere quella spiaggetta. Ragazzi, ragazzi, è un quadro vero. Non è una chiacchiera, È fatto bene. 666 euro. Eh. 50 per 70, la cornice costa 600 euro. Guarda che meraviglia. Vabbè, il Vesuvio, il Castel dell'Ovo, Santa Lucia, Napoli. 666 euro. Ettore Ferrante. 13, Pietro Piacenza, Piemonte. 31,5 per 23, anni 30, nasce nel 1879 ma muore nel 64. E un bosco costava 4,50 diviso 3, 150. Mi piace il passepartout rosso, il velluto rosso. Poi se è troppo eccessivo per voi cambiate la cornice, l'opera no? è firmata, ragazzi, 150 euro. Se fate la cornice costa di più, eh. eh? 150 euro più. Spedito a casa tua gratis senza nessuna spesa aggiuntiva eh? si sì, è uguale. 14 Donofrio è un paesaggio 24x18, è firmato Donofrio in basso a destra. Uh, 250 euro era il prezzo, ma se può dire 83 euro? No, non si può dire. E invece lo diciamo 83 euro. Ma vergogno. 83 euro, no, non è la rata, è tutto il quadro. 83 euro, la cornice di legno, eh. pazzesco, ragazzi. Costa più la spedizione al, al, al proprietario. 15, Giacinto Galbiati. pittore di Monza, mora a Chiavari, è un 40 x 30 del 48, la sua lì, 1 è il 48. Giacinto Calbiati, costava 850 euro diviso 3 283 euro. Signori il tempo passa, fra mezz'ora è finito tutto, fra mezz'ora è finito tutto. Fra mezz'ora è finito tutto. Franco scusami, rivediamo la numero 7? Numero 7 Tilimo Tilly la natura morta, morta morta morta, morta morta mortata, mortata, 40 per 50, tata, 250, tata. forza con entusiasmo ragazzi! Confermata. Bene, via! Allora, dove eravamo? 15, i Calbiati, al 16, Luigi Aquino, guarda che bella ragazza, che bella sposa, forse una sposa in posa, una sposa in posa, si può dire una sposa in posa? Una posa in sposa, una sposa in posa, eh, 70 per 50, pittore che nasce a Napoli nel 1949, eh, costava 1.200 da scontare, oggi diventa diviso 4, 300 euro, pazzesco ragazzi miei. La pittura la massacriamo noi, la massacriamo noi la pittura. La massacriamo. La parte centrale è rimasta intatta, Gabriella. Hai visto che collezionisti abbiamo? Tutti presenti? <ride> giuro, guarda. Sabato, non scherzo, mette, non metto più di 20 quadri, ma gli metto proprio. Un, 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 faccio un set diverso, giuro. Adesso, venerdì, me lo preparo con calma e metto un, un quadro a fila. Sì, no, non facciamo due livelli, facciamo un quadro per eh, fila, ne mettiamo due, tre, ne mettiamo venti e basta, tanto è inutile. Signori, nella parte centrale, vieni, ci sono i più importanti, quelli, insomma, un po' più dell'800, sono tutti lì. Non vi piace più la pittura. Io, io noto questo, le firme, le, proprio le, le scacciate, perché? Cioè, lì abbiamo Dominici di Marino, Scoppa. Postiglione, Vetri, eh, Attilio Toro, Bazzaro, eh, Canino, Antonio Panza, eh, eh, Zolla, c'è l'altro Ivan Karpov, li avete lisciate tutti della parte centrale. Avallone, ma a due soldi quello che costa di più, costa 1066 euro, 1333 scoppa. È un quadro di 1870 però. Qui abbiamo uh, Giovanni Savarese, Palazzo Donana a Napoli, 70 cento olio su tela, non pagate giuro la cornice, costava 1200 diviso 3 fa 400 euro. Qui c'è il contributo di consegna perché ve lo deve portare il consegnatario, non si può spedire 70 cento con una cornice così pesa, bisogna portarvelo e dovete pagare 25 euro al consegnatario. Quindi lo pagate 4,25 da 1200. l'opera numero 13 è confermata 13 Pietro Piacenza Pietro Piacenza questo 400 euro più 25 di contributo che bisogna portarvelo col consegnatario se poi non vi piace non pagate niente eh. però è un bel quadro ragazzi 70-100 veramente neanche la cornice eh. Eh. andiamo avanti al 20 Attilio Melo Attilio Melo qua dei grandi fanno una fatica mamma mia Burano 1976 38x46 olio su tavola eh, costava 1000 euro diviso 3 333 euro 333 euro a Tilio Melo 19 quadri abbiamo assegnato, più uno fuori scaletta 20, ce ne sono ancora 19, 56, ce ne sono 37 ancora disponibili. Mamma mia, no tesoro, manca mezz'ora, non hanno lo sprint, non sono sprintosi, non sono vogliosi, sono lenti, sono lenti. Qui abbiamo un'opera di Pasquale Vallone, questo è un pittore serenitano bravo, molto abile anche nel decoro, certificato ed espertizzato. Una bella fanciulla in posa, falla vedere, 70-50, c'è anche l'expertise, costava 1000 euro, già scontata: 2000 euro diviso 3, 666 euro. Una bella fanciulla in posa, su un fondo nero. Uh, 666 euro. Pasquale Avallone, certificato ed espertizzato. Signori, occasioni come queste non le trovate più nella vostra vita. Ancora, guarda che favola: eh. meraviglia. Poi al numero 26, Francesco Di Marino. Francesco Di Marino: 34 per 42,5 olio su tela primo quarto del XX secolo vecchia opera costava 800 euro scontata per due fa 1.600 1.600 diviso 4 fa 400 euro nasceva a Napoli nel 1892 e morto nel 1954. pittore impressionista questo è il concertino firmato, certificato, espertizzato Francesco Di Marino 27, ancora disponibile Carlo Domenici, 1940 è l'epoca, prima metà del Novecento, questa è l'Isola d'Elba, la zona di Mola, yes, a Mola, Isola d'Elba, 50 per 70 allo masonite nasce a Livorno nel 1898, muore a Portoferraio, Isola d'Elba, 1981 frequenta l'Accademia delle Belle Arti a Firenze ha 13 anni la sua prima mostra fa una biennale veneziana e una romana partecipa alle mostre della del Bronica a Livorno a Firenze, a Torino a Roma ottimo artista post macchiaiolo toscano costava 1.950 scontata per 2309, 3.900 diviso 3 lo paghi 1.300 euro anche a rate anche a rate Forza ragazzi, forza! Forza ragazzi, forza! Si batte la fiacca! eh? State perdendo questo mondo e quell'altro! È un bel quadro, la campagna dell'isola d'Elba. 1300 euro, dominici controfirmato dietro, intitolato a Mola. A questo punto, guarda che meraviglia, guarda che favola. Poi, dedicatissimo, mi sembra giusto, Raimondo Scoppa. Nasce a Napoli nel 1820, muore nel 1890 o qualche anno dopo. Pittore che frequenta l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e sarà allievo di Gabriele Smargiassi e Salvatore Fergola. Eh, pre, eh, partecipa alle mostre delle biennali borboniche alle promotrici napoletane. Un suo dipinto eh, viene realizzato su commissione di Fernando, Ferdinando II delle Due Sicilie ed è stato poi esposto in permanenza alla Reggia di Caserta. Attualmente, pittore che ha fatto mostre importanti. Questa è un'opera databile intorno al 1870, firmata, certificata e espertizzata. È un olio di 50 cm per 76 costava soltanto 2.000 euro, per 2 fa 4.000, diviso 3 1.333 euro. Raimondo Scoppa, pittore della seconda scuola di Posillipo, come la Volpe, è un bel quadro, un buon quadro, 1870 circa, terzo quarto del XIX secolo. Eh. Questo è un, bel, un bel, bel pezzo, lo paghi nulla, lo paghi veramente nulla. Ma se non compri un quadro di un posposilipista a 1.333, ma che compri nella vita tua? Le caramelle? Le mosciarelle, come dica la Roma? Le mosciarelle sono le fusaglie, e come si chiamano le... Sì, i, lupini, I lupini, scusami, il termine esatto è il lupino. Secco ammollato con l'acqua, si chiamano mosciarelle, Me lo diceva sempre mio nonno. Non esistono più, è una cosa vecchia, antica, eh? No, I lupini seccati e ammollati nell'acqua? Si usano ancora? A Roma si chiamavano le mosciarelle. Sì? Non lo so, io non ho mai mangiato, però mio diceva spesso, le mosciarelle. Al numero 29 abbiamo il golfo di Napoli. Il pennello è sempre di Ettore Ferrante, 30x40, olio su tela, costava 1200 diviso 3, 400 euro. Sulle orme di Fergole Gigante, sulle orme di Salvatore Fergola e Giacinto Gigante, 400 euro. Il tempo passa e voi perdete tutto. Guarda, c'è pure il craquelé, c'è pure un po' di craquelé, hai visto? questo se va in mano a uno che non è onesto gli cancella la firma e gli dice scuola di Posilipo 1850 invece è firmato e Ettore Ferrante, era bravissimo e i Fusaglie? è vero, è vero forse Mosciarelli è vero e Mosciarelli è vero, c'ha ragione c'ha ragione, è vero, è vero, è vero è vero, è vero, è vero adesso che mi ricordo è vero, i Mosciarelli sono le castagne ammosciate, sono le castagne secche ammolate con l'acqua sì, sì, ha ragione, ragione, ha ragione, ha ragione, ho sbagliato io, ho sbagliato io. Emilio. Bravo, grazie all'amico che mi ha corretto, è vero, è vero. Adesso ripensate, eh, mio, nonno... mio nonno è venuto a mancare nell'80, sono passati 40... 44 anni fa, quindi è memoria di 50 anni fa, la memoria, insomma ricordo sto termine, la musciarella, ma... eh? Ma andiamo alla grafica? Ragazzi, siete recuperabili siete irrecuperabili. Veramente, io ho un pubblico irrecuperabile, non recupero più. Io adesso dovrò chiamare i committenti e ridare indietro tutto, perché di là ho quadri che costano fior di soldi, ma sono delle opere che costano 3-4 volte. Voi fermate di fronte a due spiccioli, ragazzi, me ne andavete messi i soldi, ma sono finiti. In dove stanno? Siete bloccati, proprio avete un blocco, non lo so. Che ci Salvatore Postiglione? Mo' sospendiamo. Io voglio andare in ferie, non voglio più trasmettere. Giuro, voglio stare un mese fermo. Io voglio stare un mese fermo. E ma è mai inutile che vengo qui a lavorare. Che venga a lavorare, fatti gli passa sotto il naso tutto, non confermano niente. Salvatore Postiglione, fine 800, acquarello su carta, 27x19. Guarda, questa dama in un interno, la cornice a urna è un quadro serio bello costava 1.200 per 2 fa 24 diviso 3 lo paghi 800 euro 800 euro certificato e espertizzato Salvatore Postiglione dai eh guarda che bello guarda che meraviglia Gianfranco scusami rivediamo la numero 20 la numero 20 Attilio Melo Eh? Sì, signora, la meno, un camale, un camale... Melo, non mela, melo. Melo, come l'albero, esatto. Si chiamava Attilio, nasceva a Padova nel 17 e morto a Milano nel 12. 3648, datata 1976. Burano, 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 burano. Burano, burano, burano. Burano, burano, ci sono dei pizzi, i pizzi di Burano. A Murano sono le vetri, a Murano le pizze. Voi mi fate morire invece dei pizzichi. Confermata. Bene, eh, eravamo sul postiglione, la dama col ventaglio rosso. Questo io davo a Gabriella, vai. Ma se è faticata. Caro finisce la trasmissione così c'è il ricovero. Allora, poi che abbiamo sotto, mi ricordo, a Paolo Vetri, Paolo Vetri, acquarello su carta 22x32. Lui era il genero di Domenico Morelli, qui si è ispirato la pittura di Morelli, eh, ultimi anni dell'Ottocento, costava 7,50 scontato per due famiglie 5 diviso 3, 500 euro, pittore siciliano, uno dei re artisti siciliani, ultimo giorno diviso 3, sabato pochi quadri importanti, pochi quadri importanti. eh? Qui facciamo tutti i piccoli, qui tutti i grandi? Che dici? Distinguiamo i piccoli e i grandi, dai. Decido io? Decido io. Eh, bello questo, eh? La cornice antica. No. Guarda che meraviglia. Poi, eh, dunque, eh, 32, Attilio Toro, grande ritrattista, io Attilio Toro l'ho sempre venduto bene. Proprio ieri eh, sono stato, mi hanno passato un committente che mi voleva dare un'opera di Attilio Toro ho detto, signore caro non avendo diviso tre, è inutile che la prendo voleva tra l'altro una cifra e eh, eh, eh. poi l'altro giorno quando è stato? L'altro giorno Gabriela mi ha fatto vedere un messaggio di una, di una signora che ci voleva affidare dei quadri molto molto più alti di quanto li vendiamo noi e, e come si fa? mi pare c'era pure un Attilio Toro, voleva 2007 questo, di questa dimensione 30-40, questo costava 1.500 Guarda, 1545 per 31, giusto? 1940. Oggi costa 1000. Perché 1500 per 2 fa 3000 diviso 3000. Questa, questa signora gentiliva, 2007, 2006. Dico di che? Lasciamo stare, eh? eh? lasciamo stare. Lasciamo stare, vedi? Eccolo qua. E purtroppo, tanti, eh, tesoro mio, noi li vendiamo a troppo poco. Può provare con qualche galleria che. Sicuramente 2425 è giusto il prezzo. il prezzo, è sbagliato il prezzo nostro 1000 euro, purtroppo voi non riuscite a capirlo, ma quelli sono dettagli. Al numero 33 abbiamo Leonardo Bazzaro, è stato la permanente di Milano del 1900, è un quadro alla fine dell'otto, misura 40x32 lo su tela, nasce a Sesto Vale, l'opera è pubblicata sul catalogo generale delle opere di Leonardo Bazzaro. Questa è la fotocopia della copertina ed è contraddistinta col numero 1117, questo vale qui, contrassegnato con la X. Eccolo qua, catalogo delle opere. Questa è pubblicata, non la promuoviamo a poco, a 1600 già scontata, per due fa 3200, 3200 diviso 3 fa 1.066 euro. Ho capito che riportato dietro, ma se vede che è quello, eh? Ho capito. È uguale. Siamo noi tre rimasti. E l'amico che mi ha detto che le mosciarelle sono le castagne. E basta. Non c'è nessun altro all'ascolto. E bel tempo sono usciti tutti, hanno fatto benissimo. Poi il mercoledì ci sono, regalano i soldi nelle città, lo sai, per questo escono tutti a una certa ora. Vanno in centro e danno tutti fuori da 100 euro. Sì, 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 sì. e il mercoledì, eh? Infatti, il mercoledì manderemo repliche. Hanno scoperto l'America? Sì. Al 34 abbiamo una bella natura morta di scuola fiamminga della fine dell'Ottocento. 70 olio su tela, costava 1500 euro, già scontata, per due fa 3000, diviso 3000 euro. La cosa che a me dispiace, adesso a parte tutto, gli scherzi, io ogni tanto cerco di drammatizzare perché sennò veramente, giuro, veramente prendo un mese di ferie e non vengo più perché insomma l'andazza è quello. Ma a me dispiace veramente vedere come proprio vi è passato l'amore per la pittura, la curiosità, la voglia di acquisire, di avere. Lasciamo stare oggi, che è una trasmissione speciale tutta sconti. Ma anche nelle trasmissioni normali abbiamo dei quadri che non ha nessuno. Veramente, non ha nessuno in Italia. E, e, tipo, eh, dicevo, i Palizzi, quale? Ce li, ce li abbiamo tutti. Eh, posilipista, quale? Ce li abbiamo tutti. Cioè, veramente, ragazzi miei. Eppure, non vi vedo curiosi, a parte due, tre, quattro in tutto che sono gli affezionatissimi, gli altri li vedo proprio spariti, sono eh, che per come mai? Che per nuovi, nuovi poi non li trovi mai, proprio noi abbiamo già esaurito tutti i collezionisti d'Italia, proprio finiti completamente. c'è cioè un quadro come questo, è una tela della fine dell'Ottocento, è fatta bene questa natura morta, guarda questi fiori, mille euro, un quadro decorativo te lo vendono a questi soldi un quadro decorativo, c'è il paesaggio, la cornice è stata ritornata in foglia oro, è un bel quadro, una bella opera. Io, boh. Andiamo avanti, 35, Vincenzo Canino, 50 per 35, Olio su tavola, è un'opera degli anni 40, pittore che nasce nel 1892 e muore nel 78, costava 800 euro scontato per due famiglie sedi, viso 533 euro. Poi andiamo avanti e andiamo a vedere il 40, 37 Amerigo Tamburrini, il porto di Napoli, 21 per 31 olio su tavola, costava 5,50 scontato per 2 fa 1100, diviso 4, 275 euro. 275 euro finale. Voglio ricordarvi che fra 20 minuti è finito tutto, eh? Non li chiedete mai più questi quadri. Poi al 38 abbiamo Venanzio Zolla, bella figura femminile degli anni 30-40, misura 42x32 ad olio, pittore di origine inglese. Viveva in Inghilterra e a Torino perché era di genitori piemontesi, ha studiato all'Accademia Albertina, ha fatto tre biennali veneziane: 20, 22 e 24. Questo è un quadro degli anni 30-40. Costava 800 euro. Scontato per due fa 1.600. 1.600 diviso 3 fa 533 euro. Venanzio Zolla con una grande cornice dell'epoca. Così l'abbiamo ricevuto, così ve lo diamo in ordine precisa. La cornice: 533 euro al numero 39. Abbiamo Antonio Panza, la zona dei mercati a Napoli. Figlio di Giovanni Panza, 50 per 40 olio su tavola. Costava 1200 diviso 300, 400 euro. Sembra suo padre questo, eh? sembra un quadro di suo padre, Giovanni Panza. Antonio Panza nasceva a Napoli nel 28 è morto nel 2022. Quadro degli anni ottanta. Guarda che meraviglia, si vede che non, non, non ha mai chiamato, vedi? Non sa niente. Si, si, sente, quando uno, si sente quelli che proprio non hanno mai chiamato. Guarda che meraviglia. Sì, sì, poi fra 10 minuti è finita, quindi è meglio di tutti. È meglio di tutti, fra dieci minuti è finita, è meglio di tutti. Poi al 40 abbiamo l'ultima opera di Ivan Karpov, guarda che bella, Venezia, uh, 76,5x56,5 anni 40. Questa è stata anche in una mostra a Bergamo, su tela, guarda che bella. C'è anche l'expertise? Sì, io Gianfranco costava 900 euro, per 2008 diviso 3 fa 600 euro. Ivan Karpov, pittore di origine russa, che poi nel 1925 eh, approda a Proda Milano dove morirà nel 1970. Ivan Karpov, bellissimo questo, questo scorcio veneziano. eh a 600 euro 7656. Poi al 42 abbiamo una bella, una bella scena bucolica 90 per 140 olio su tela, costava 3.000 euro diviso 5, questo è l'unico diviso 5, 600 euro. 600 euro, guarda che meraviglia, le dame. Che sono in questa sosta nel bosco, importante avere le idee chiare. 90% 40 olio su tela, ragazzi miei. Ah, il Covid quanti Mi ha fatto più danni. Più danni mentali che danni, che danni fisici, eh? Ha scolvolto le menti di tutti. Eh? Dopo il Covid, non si sono più ripresi. Pazzesco, ragazzi! Pazzesco, veramente. Pazzesco. pazzesco. 600 euro per questo lavoro di scuola lombarda degli anni '50-60. La numero 39 di Panza è confermata. A Antonio Panza, ne Giovanni? Eh? Capito bene? Poi alla 43. Salvatore Rotriquez Hai visto che bello? È un olio su tela 60x40 Costava 1.300 diviso 3 433 euro Grande eh? Vabbè. Vediamo la numero 34 E come no? Fala vedere 34 in che l'era 34 era la, la natura morta eh, della fine dell'800 Scuola Fiamminga Guarda che bello 1.000 euro tutto il quadro Te lo stacco pure, te lo faccio vedere, guarda. Tanto abbiamo finito, tesoro mio. Te lo inclino in avanti, che si vede meglio. Guarda che bel quadro che è. Eh? Guarda che bei colori che ha. 1000 euro scontato, sano intatto, perfetto. Ma il quadro questo, non più carino, questo è proprio bello. Questo è bello, vero, a 1000 euro è regalato. Eh? affidate pure gli ottoni vai, 43, andiamo a rivedere il 43 costava 433 euro numero 44 numero 44 la madonnina con bambin Gesù Francesco Pezzella 50 per 40 olio su tela costava 1.500 diviso 4 375 euro c'è il timbro dello studio d'arte, la controfirma, perché sono molti falsi. Lui è un pittore molto importante che nasce a Napoli nel 1957. Fa eh, opere sacre di grande qualità. Questa è una Madonnina col bambino Gesù lo paghi 375 euro. Poi al numero. 45, Scuola Veneta, 20 per 30 costava 500 euro, diviso 3 166 euro. Dai, 166 euro, Scuola Veneta, 20 30. Al numero 47, Giov Giuseppe Scognamiglio, 27 per 29, olio su tavola da 4,50 a 150 euro. Dieci minuti ed è finito tutto, gli sconti se ne vanno. Al 48. Castello Sant'Angelo a Roma, 61,91 lo su tela, costava 1.000 euro diviso 3, 333 euro. Neanche la cornice. Numero 49, Rubino, Ferdinando, come si chiama Ferdinando Rubino? Ferdinando Rubino, 50 per 40, guarda che bella natura morta. Proprio a questa a 175 euro. Da 700 che costava 175 euro. A meno ci sono le fotografie, quelle de, de, che fai col cellulare che sono gratis. Fai una bella foto e te guardi quella. 175 euro. <ride> Ragazzi, miei, che, che, che delirio che è la televendita! Dobbiamo smettere, non bisogna più fare le televendite. Giuro, bisogna cambiare mestiere. Ma io ve l'avevo detto, eh, detto, le televendite stanno finendo, pensavo durassero ancora un annetto, ma non ci arriviamo, finiamo prima, tutti, eh, tutti finiscono le televendite, non ci saranno più, perché i costi sono altissimi e voi non seguite più, non ci date più retta, fate, andate a vento, prendete solo cose molto poco costose senza non serve più a niente, non serve più la telemedia, veramente è finito, è finita un'epoca. Poi il 51 eh, Scuola Toscana costava 400 euro diviso 3 133 euro, 24-34 su tavola 133 euro, al 52 eh, Ugo Mascolo, 30x24, uno scorcio dalla vecchia Napoli molto bello, costava 6,50 diviso 3 216 euro. Da 6 52, La musica è finita, gli amici se ne vanno. 53, Cipriano Zuccaro, Roberto. 30 per 24, da 500 euro, 125 euro diviso 4. evviva si Sì, facciamo il che vi No, no, facciamo un altro giretto. Veloce, veloce con i prezzi finali. 55-100 euro, falo vedere, a Rinaldo Caressa, questo è Poggio Catino 1972, 100 euro costa, giusto, giuro, 24, c'è tutto il scritto, guarda, 17 agosto 72 Case di Poggio Catino, Rinaldo Caressa, pittore, c'è cioè pure l'indirizzo dove abitava, è morto nel 2009, eseguito il 17 agosto del 72, 20-25, costava 28.000 lire. Oggi lo paghi 100 euro. Vai. Costava 300, 100. Rinaldo Caressa. Poggio giocatino una campagna romana. Dai, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Rifacciamo il giro, rivediamo eh, e fra 5 minuti, 10 minuti ci salutiamo. Dai. Dai, 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 su. Senza colpo ferire, senza colpo ferire, senza troppa confidenza, anche troppa. Vai. Ah, no. Allora, il numero 2, Amleto Colucci, 300 euro scontato, olio Suttela 45,35. Numero 3, scuola partenopea, anni 30, 30-20, 150 euro. 150 euro. Tutti i pupi. Poi al numero 8, Bruno Giusti di Livorno, 20-30, 150 euro. La campagna toscana. No. Numero 10, è un diviso 4, Francesco Di Maria, 8,50 nel prezzo, diviso 4, 425 euro. Ultimo decennio dell'Ottocento firmato, certificato e espertizzato. 49 per 38 la dimensione dell'acquarello. Esatto. esatto. Al numero 11, scuola Lombarda. 70-100 olio su tela, 600 euro scontato. 600 euro scontato, va benissimo così Mino, guarda com'è bello. Eh, sembra una foto. Si vede, si vede bene, si vede bene. La gente, chi lo dice la gente? 12 12 è il Golfo di Napoli Ettore Ferrante 50 x 70 lo su tela 666 euro 666 euro 10 al termine 8 al 14 Donofrio 24 per 18 olio su tavola 83 euro l'avete lasciato lì 83 euro un dipinto ad olio Incorniciato <ride> al numero 15 Giacinto Calbiati, 40 x 30 olio su tavola, 283 euro. Andiamo in ferie, andiamo in ferie che è meglio. Ci riposiamo, eh? conviene riposarsi, è inutile lavorare, perdere tempo. Al 16 Luigi Aquino vai. 70 per 50 olio su tela, 300 euro scontato. Gianfranco 12. scusami, 2743 confermate. 27 Rodriguez e Dominici. 300 euro per Aquino. Al 18 Savarese il Palazzo Donanna 70 centole su tela 400 euro la cornice costa di più 100 euro il 55 Cristian 100 euro il 55 Caressa come il telecronista non so parenti la gente questo è il 18 vedi è controfirmato del 2002 il quadro, Giovanni Savarese, Palazzo Donanna, da 1200 400 euro. Guarda che bello. No, è un pittore contemporaneo, incoricciato <ride> 400 euro. Vai. Il 55 21, in conferma. Grazie. Il 21 costa 666 euro, anni 30, Pasquale Vallone. 70-50 olio su tela signori è finita eh? non c'è più tempo non è che alla fine costa meno non è l'asta del pesce questa eh? che ve lo dico eh? non è l'asta del pesce già costano troppo poco il 26 Francesco Di Marino 34 per 42,5 primo quarto del ventesimo secolo 400 euro scontato 400 euro scontato il concertino al 28, Raimondo Scoppa. Questo è il colmo: che abbiate perso un quadro del 1870 di un pittore allievo dei Posilipisti, 50x76. Certificato questo è stupendo. 1333 euro. 1333 euro. Non c'è stato un quadro costoso oggi. Tutti i quadri a due soldi siete riusciti a perderli a mani basse. Apposta a posta sabato ne metto 15 e basta perché è inutile. Al 29, eh, Ettore Ferrante, 30x40, 400 euro scontato, il Golfo di Napoli. Sembra gigante, sembra fergola. A casa, guarda che favola. Al numero 30, Salvatore Postiglione. Fine 800, acquarello su cartoncino, certificato espertizzato. 27x19 a 800 euro finale. 800 euro scontato, Salvatore Postiglione. Al 31, Paolo Vetri. Realismo visionario di Domenico Morelli e Paolo Vetri, l'artista. 22x32, acquarello su carta. La numero 26 è confermata. Grazie, quello su carta 500 euro finale. 500 euro finale. Mamma mia, il realismo visionario di suo suocero Domenico Morelli. È un pittore siciliano, Paolo Vetri. Al numero 32. Mamma mia, avete perso il 32. Attilio Toro 1000 euro. Attilio Toro a 1000 euro. Attilio Toro a 1000 euro. 45 per 31. L'ho su tavola. 1940-1950, mamma mia, guarda che bello. Al 33 abbiamo Leo Bazzaro, Leonardo Bazzaro, permanente di Milano del 1900, pubblicato sul catalogo delle opere di Bazzaro, 40x32, olio su tela, 1066 euro scontato. 1.066 euro ultimi istanti mancano tre minuti al termine non c'è più tempo non ci sono più sconti i sconti muoiono alle 18 con i miei saluti 34 il gioco è bello quando dura poco diceva mi diceva sempre mia nonna qui abbiamo un dipinto di scuola fiamminga 70 100 a 1000 euro fino a 800 guarda che bello 1000 euro tutto il quadro cornice ridorata in foglia oro 70-100 la tela più la cornice. Al 35, Vincenzo Canino, 50x35, allo su tavola, uh, 533 euro finale, anni 40 del 900 Un bel paesaggio con la bimba che gioca con la bambolina e il gattino. Quanto? 31 Paolo Vetri, Paolo Vetri è importante, è siciliano. La 31 è confermata. 31 è confermata. Paolo, vedi, questo è un bel quadro. Mazza, che bello! Sembra Morelli al 37. Tamburrini, Amerigo Tamburrini, 21-31. Olio su tavola, scontato 275 euro. Anni 40. Al numero 38, Venanzio Zolla. 42 32 500, ma quello mai avevo proposto a Venanzio Zolla 533 euro. Boh, follia, follia. 533 euro Venanzo Zolla, pazzia, guarda che bel quadro. Poi al numero 40 c'è Ivan Karpov, Venezia, 76-56 lo su tela, 1940 è l'epoca, costa scontato 600 euro. 600 euro sono gli ultimi istanti l'11? Eh? l'11 sta lì tesoro mio mm? boh, di più al 42 al cavalletto se avete spazio avete fatto bingo il diviso 5 da 3000 euro 600 euro Scuola Lombarda, Fiamminga, anni 50-60, olio su tela 90x140, incorniciato, la cornice costa molto più di 600 euro. La tela è ovvio che è un regalo, ma i quadri grandi purtroppo hanno difficoltà di inserimento negli ambienti piccoli e quindi questo committente lo regala praticamente. Al 44 la Madonnina con Bambin Gesù, I soggetti sacri sempre molto difficili, Aurora, non so perché... 50-40 alle su 375 euro scontato. 60-40. Uh, questo è 50-40 a 375. 45, scuola veneta, dai siamo arrivati giusti e giusti. Scuola veneta, 166 euro anni 50, bello questo. 20-30 la dimensione, 20-30 la dimensione. Sopra abbiamo l'ultima opera di Giuseppe Scognamiglio, il paesaggio col ponticello, 27x29, a 150, a 150, 150, 48, Roma, 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 Core d'Esta città, 61x91, Ennio Martino, guarda che bello. 333 euro, manca la cornice compri, il Tevere e Castello Sant'Angelo e San Peter pure in fondo, San Peter, esatto, San Pietro, 61,91, Ennio Martino, guarda che bello, 49, Ferdinando Rubino, La Natura Morta 50,40, 175 euro, è un bel quadro questo. Ah, bella, eh, Questo è un bel quadro, ragazzi: 175 euro. Pure le nature Morte non mi piacciono più. Mo. Mo. Poi 51, 52, 53. Gli ultimi tre, para Ponzi, Ponzi 133, 216, 125, fanno a quello che costa meno. Fali vedere. Questo 133 euro, anni 40. 52 216 Napoli, Ugo Mascolo e sopra ci piano zucchero a 125 euro. Neanche le cornici ve ne comprate. I dipinti sono regalati. Bene, 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 bene. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Eh, tesoro mio, c'è chi ha navigata, navigato, ha persi tutti. Hai visto? Allargate, bravo? Allargate, allargate. Fai vedere il fiammingo, il fiammingo lì la campagna dell'amico di Lecce, vai. Io lo voglio vendere 600, sì quello, 600 euro. Possibile non c'è una taverna, un negozio, un albergo che deve mettere un quadro grande e per pagarlo poco, questo è un bel quadro. 600 euro, l'amico lo c'è, 3000 costava, lo cede a 600 euro perché non ha più posto per metterlo. La cornice di legno, il dipinto è a olio. 90, hai fi, tenete, abbiamo finito? La musica è finita, gli amici se ne vanno. Eh? Gli amici se ne vanno. Abbiamo, avete fatto, detto. Bene, sono rimasti parecchi, eh, soprattutto la parete centrale, gli, gli importanti. Oddio, qualcosa è stato confermato, però insomma, mi aspettavo un po' di più. Peccato. Noi ci vediamo sabato con la grande pittura 800. Non parliamo di sconti, perché le opere saranno già tutte scontate, certo non costeranno queste cifre, questo è ovvio. Io ringrazio e saluto Gabriella e Cristian che erano il centralino. Anch'io ringrazio e saluto, <ride> auguro un buon proseguimento di serata a tutti da parte di Gabriella. Domani continuano le sorprese, però con l'antiquariato. Vi consiglio di seguire Antiquariato domani con Cristian, giusto la fai te Cristian? Con Cristian dalle 15 alle 18 perché tutte le trasmissioni sono 15-18, a 19 non finiamo più. Eh, siamo riusciti a tagliare l'orario perché insomma, ragazzi, qui è già tanto. Tre ore, bisognerebbe farla di un'ora, di due ore. La trasmissione sarebbe pure troppo, eh? Quindi tre ore è lunghissima. Noi ci rivediamo, ci rivediamo sabato con la grande pittura. dell'Ottocento. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. E ci alla prossima, ciao.